Hello people, ciao amici, eccoci, eccoci, eccoci. Siamo al sesto episodio di Trumpet Caffè. Sesto episodio. Intanto entrano un po' di amici, benvenuti a tutti. E io, come sempre, aspetto il mio compagno di viaggio, il mitico Tofanac. E poi avremo anche stasera un graditissimo ospite, un signore della tromba internazionale. E non vedo l'ora di averlo qui con noi perché ho un sacco di cose da chiedergli e quindi insomma non vedo l'ora che ci sia il nostro ospite. Tra un po' arriverà anche il nostro Tofa. Sicuramente starà preparando chissà che cosa. E adesso vediamo se posso già farla entrare. Intanto grazie ancora a tutti per la partecipazione dello scorso episodio. Siete stati davvero tanti, tanti, tanti. E anche le vostre iscrizioni al canale YouTube di Trumpet Caffè si stanno moltiplicando. Continuate così, continuate ad iscrivervi al nostro canale che ci fa davvero tanto tanto piacere. E ci dimostrate tanto affetto, ci date tante idee, ci date la linfa per continuare a fare quello che stiamo facendo e sappiamo di essere. Noi ci divertiamo un casino. E sappiamo di essere d'aiuto, insomma, a tanti ragazzi, a tanti giovani e meno giovani anche che si guardano le nostre puntate, i nostri episodi. Per cui grazie, grazie, grazie davvero. Allora, intanto cerco di contattare Tofa. Vediamo se arriva. Chissà cosa starà facendo, chissà cosa starà facendo. C'è? Topa! Buonasera. Mamma mia, vabbè. Sono abbastanza scemo, spero di no, Sì, sei sufficientemente scemo, ma noi li vogliamo così o niente. Buonasera. Buonasera, Buonasera a buonasera. tutti, buonasera a tutti, che bello. Sì, ci voleva, dai, una sigletta così Certo, ci è voleva, perché certo. comunque, qual era? Rimanderei un attimino proprio. Coppa dei Campioni, capito? Cioè, Sì. Champions League, no? Champions League, Il sì. Certo, meglio, i migliori giocatori, le migliori squadre, no? Che sai bello, che ci sono dei bellissimo. pezzi, ci sono dei pezzi così in generale nella storia della musica che ogni tanto io li sento e dico, ecco, questo qua è un pezzo che avrei voluto scrivere io. Questa sigla qua della Champions è un pezzo che avrei voluto scrivere io. Questo è Handel, se non sbaglio, è l'incoronazione, come si chiama? Ora non mi ricordo, perdonatemi, c'ho un lapsus, ma dovrebbe essere Handel questo, È poi qualcuno. stato, sì, se non ricordo male, è stato quando la UEFA commissionò il lavoro a Esatto. questo compositore inglese di cui non ricordo mai il nome. Lui si ispirò a questo pezzo, insomma, che appunto già Sì, è un. esisteva e ci fece sopra, insomma, tutto il corollario della Champions. Esatto. Dunque, buonasera. Allora, perché ho messo la sigla della Champions? Perché comunque noi stiamo pian piano in ogni puntata ci sono. È come la Champions dei trombettisti, no? Nel senso, sono tutti
ci sono i Messi, Ronaldo della tromba che vengono, no? E passano insomma un'ora e mezzo con noi. Allora, io stasera ho messo questa sigla, volevo mettere, in realtà io avrei voluto mettere Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia, il nostro inno nazionale. Allora, noi sappiamo che in una delle prossime puntate verrà quello che noi reputiamo essere un po' il presidente della Repubblica dei trombettisti, no? Sì. Perché un nome istituzionale, un'età, insomma, che giustifica il fatto di essere un presidente della Repubblica. Quindi fra un po' di puntate verrà quello che secondo noi è il presidente della Repubblica, il Mattarella dei trombettisti, ecco, il Sergio Mattarella dei trombettisti. Quello di stasera, secondo me, potrebbe essere il presidente del Consiglio. Sì, assolutamente, assolutamente. Eh? Assolutamente. L'ospite, sì, di stasera, secondo me, come istituzionalità, come credibilità globale nel mondo, mm-hmm, potrebbe essere il presidente del Consiglio dei trombettisti italiani. Sì. E secondo me sono tutti d'accordo, come dico chi è, tutti dicono, sì, no, è vero, no, no, non si scappa. Che dici, Fabio? Sì. Sì, sì, sono d'accordo. Uno che di cose da dire ne ha tante, che ne ha fatte tantissime e tutte di livello strepitoso. Certo. E una persona di grandissima conoscenza, di grandissima conoscenza. Sì, sì, ho avuto modo di scambiarci quattro chiacchiere ieri sera, e abbiamo parlato di qualsiasi cosa, non per forza di musica o di tromba, e sapevo già che era una persona di estrema conoscenza. Ieri sera ne ho avuta la conferma, una persona, esatto, che ha veramente un bagaglio di conoscenze al di là proprio della musica, proprio di grandissimo spessore, e io adoro le persone di questo tipo, perché sono persone che hanno dedicato la loro vita proprio alla ricerca, no? Esatto, e sono persone, esatto, appassionate della vita, e quindi della vita, sì, della cultura, della, certo, conoscenza in sé, proprio in sé. E perché così, ora tu giustamente, perché nei giorni precedenti al Trumpet Café, così come ci sono le manovre lì in Ucraina, no? Che ci sono le manovre, noi abbiamo le manovre del Trumpet Café, nei giorni immediatamente precedenti alla diretta ci sono tutte le manovre, appunto, per sembra una cosa stupida, no? Nel senso, ah sì, vabbè, ci colleghiamo e andiamo, no, non è così, non è assolutamente così, per cui... Allora, io andrei perché, guarda, sono talmente onorato stasera, sì, ma onorato. Io stasera, mm-hmm, mi metto, cioè, se non lo so, è come... Mi sento come quando ho incontrato Maynard Ferguson la prima volta. La prima, sì, volta che l'ho incontrato di persona, io l'ho guardato e mi sono buttato per terra tipo alla Mecca, no? Così, uh-huh, lui si è messo, certo, a ridere, chiaramente, no? E certo, io stasera farei la stessa cosa, giuro, se... Mm. Fossi in presenza farei la stessa cosa, così, mm-hmm, e perché sento proprio che qua siamo a dei livelli altissimi sotto tutti i punti di vista. Lo invitiamo? Sì. Lo facciamo entrare? Sì, lo invito, e ovviamente il tempo tecnico di farlo entrare, ma credo che ci siamo. Allora io ho mandato l'invito. Siamo onoratissimissimissimissimi di avere stasera Gabriele Cassone, cioè io mi, eccoli, metto già così qua, in adorazione, no. Che fa rima con Cassone, cioè adorazione a Gabriele Cassone. Io sono, non hai idea Gabriele di come mi sento stasera, guarda che meraviglia. Come grazie, stai Gabriele, tutto a posto? Bene. Ti sentiamo un po' basso, ti sentiamo un po' basso. Adesso come va? Adesso perfetto. Boh. Avete un po' esagerato, ma vi perdono. No. E poi ognuno è grande a modo suo, ma non esiste. Io, sai che mi sento a disagio quando... ognuno è grande a modo suo. Tu sei grande a modo... Cioè, ognuno ha il suo e... Nessuno è veramente migliore di un altro, più un alto, più un basso. Ognuno fa il suo, quello che può. E se uno sa apprezzare come fate voi, come apprezzo io quello che fai tu, cioè che hai fatto tu, che... allora diventa più una festa comune, ecco. Deve essere questo. Se riesci a avvicinare un po' il microfono, perché come lo allontani... Aspetta, allora faccio così, dai.
Mi dispiace che non voglio che così ti sentiamo perfettamente, sì. Veramente. È il mio impianto qui che è un po' preistorico, barocco preistorico. Allora, io sono veramente onorato perché insomma tu credo... mi cade giù. Allora, io insomma che giro, insomma no, io faccio concerti in tutto il mondo. Quando si parla di Gabriele Cassone si mettono tutti sull'attenti. E questa è una cosa... Io spero che tu lo sappia, magari lo sai anche, però è giusto dirlo. Che tu hai una credibilità a livello internazionale che è impazzesca. Io prima ti ho paragonato al presidente del consiglio, no? Ora in questo caso è Draghi, Draghi ha una insomma, può piacere, può non piacere, ma insomma la credibilità che si è costruito Draghi è indiscutibile, no? Quindi c'ha questa... E tu è incredibile come da qualsiasi parte del mondo si faccia il tuo nome. Non c'è niente da dire, non è che visto delle volte senti sì bravo e poi senti sempre il famoso che io odio, sì bravo ma, no? Oppure, e queste cose le odio, ma quando si parla di te non ci sono ma, cioè tutti si mettono sull'attenti, questa è una cosa che ti fa onore, eh? E penso... grazie. Dovresti esserne onorato. Sarà perché mi sono interessato un po' della storia, della tromba, così queste cose, allora sai magari... Beh, tu sei anche molto spesso nelle giurie, no? Internazionali dei concorsi, no? Proprio per questa credibilità che hai, no? Ma sì, no, ma poi avendo incominciato molti anni fa, insomma, era anche più facile piazzarsi, diciamo, no? Quindi la mia generazione si è un po' più... è stato più facile mettersi in luce, ecco, perché c'era meno concorrenza, no? Poi saranno state le cose che ho fatto io, barocche, poi contemporanee, così, che mi hanno dato un po' visibilità in diversi settori e magari anche quello, ma comunque sia, andiamo avanti. Lo so, allora, io so che ti imbarazzo. E adesso ti stendo io, perché adesso ti stendo, perché io sarei voluto, il mio idolo era Ferguson. Ma però dai! Non sapevo improvvisare e quindi poi non avevo questa cosa del... Beh, le note acute un po' sì, ma non avevo questa potenza, insomma. E soprattutto poi non sapevo improvvisare e allora io ascolto... Ma il mio primo amore era il jazz assolutamente, perché la tromba poi mi piaceva poi da morire. Ma finché non ho sentito Maurice André, i trombettisti che ascoltavo, Scherbaum... Adolf Scherbaum, certo. Sì, sì. Certo, tanto di cappello, ma a livello arte, insomma, non era come Maurice André o un Chet Baker o Miles Davis, cioè Clifford Brown, questi qua, insomma. Anche Harry James, se vuoi, però arriva Ferguson, ragazzi, quello è... Quello lì, ecco, quello sarebbe stato il mio idolo arrivare, cioè il massimo arrivare. Infatti io mi ricordo quando studiavo in conservatorio, 14 anni, e c'era un mio amico che stava in Venezuela, mi ha detto: senti, ma guarda se trovi un libro che aiuti a fare note acute, spiego e fare le note acute. Mi ricordo che gliel'avevo detto. Ho detto: ma non l'ho trovato, ha detto lui. E così, comunque, poi, visto che non sapevo, ho provato a improvvisare, mi hanno spiegato, però proprio non era il mio. Poi ho sentito un disco un po' di Maurice André, ho detto: basta, allora questo è il mio. Visto che il jazz non potevo farlo. Quindi il mio sogno sarebbe stato fare esattamente quello che fai tu, cioè cantabilità e jazz nella tromba, sfruttando questo registro che alcuni hanno e che quando lo si frequenta non è solo un'esibizione, cioè ti tira fuori poi le c'è un Ferguson, c'è voi altri che fate queste frasi pazzesche, insomma, potenti così, ecco. La tromba ha una similitudine di quello che è stato fatto, se vuoi, nel barocco e tardo barocco, quei pezzi più acuti, arrivando anche a Michael Haydn, Richter. E quando la tromba va in questi acuti così, ha qualcosa poi di speciale, insomma. Di viscerale, Di viscerale, sì, forse. Sì, sì. Eh? Che però, tu prendi un Chet Baker non fa note acute, però è anche quello lì, mettevo i dischi, li ho...
ci ha fatto il buco a farsi poi, cioè, non è che era solo con Ferguson, cioè quel modo di suonare lì, ragazzi, era incredibile, ecco. Comunque ci hai dato una notizia, io non la sapevo questa cosa. Sì. Quello che hai detto stasera, che il tuo idolo è stato Ferguson, io sì. Stasera mi mandi a letto felice, perché... Sì, ma mi ricordo che il mio insegnante, povero Mario Catena, che adesso è morto, siamo andati a sentirlo, Ferguson, a Lignano Sabbiadoro, e io avevo, credo, 12 anni, quindi 59, 69, sarà stato il 71, non so. E mi ricordo, suonava all'aperto, c'aveva... in camper con la sua famiglia lì, sarà stato luglio, e faceva, suonava tromba, poi trombone a pistoni, cioè faceva tutte le robe che faceva lui, no? Inesauribile, certo. Così. E mi ricordo che l'avevo visto lì, e forse anche all'Arena poi di Verona, forse una seconda volta. Comunque, ecco, lui è stato poi Tenderly, c'era quel disco lì con quell'orchestra. Mamma mia, che meraviglia. Tedesca, erano gli anni, credo, no? Erano gli anni d'oro di Ferguson. Gli anni di M. Forn 1-2 sono gli anni d'oro di Ferguson. C'era quell'LP, credo, in bianco e nero. C'era la sua foto nero e bianco con questa orchestra tedesca. Che adesso c'è l'LP, chissà dov'è. Però io mi ricordo sto Tenderly, questa roba qua, ragazzi. Mamma mia, guarda, sì. Vengono i primi, solo poi se ci pensi. Rolf Hans Müller Orchestra. Rolf, ecco. Hans Müller. Bravo. Ho guardato, perché non mi ricordavo nemmeno io, ho guardato su internet. Non è che quello, sono sì, bravo. Sì. Ci sono due dischi, uno è dentro la raccolta della, oddio che etichetta è, ora non mi viene in mente, che c'è una sua versione di Tenderly, è un cofanetto praticamente, e l'altro bellissimo che io preferisco, come tu ingiustamente tu l'hai menzionato, quello con la Rolf Hans Müller Orchestra, sì. No, ma guarda il caffè, oh grande, no, io ti adoro, Gabriele, io ti adoro più di sempre. No, guarda, io adesso mi faccio un tempietto a casa e mi metto l'adorazione. No, guarda. Vorrei avere Mamma io mia. Il labbro tuo, vorrei avere io i tuoi acuti. Ma dai, ma sono, io sai cosa dico sempre? Che dico, sì, sono io quando mi dicono, ah, perché, io dico, no, io sono il rumorista dell'orchestra, dico no, sempre, no, faccio beh. Il rumorista, faccio, no, quindi beh, questo... No. Vabbè, no. Dai, io sono incantato, come ne parliamo spesso anche con Fabio, io sono incantato da chi suona come te, perché comunque c'è un pacchetto completo di tutto, dalla musica all'interpretazione, la tecnica, la bellezza, in proprio bellezza, e io rimango proprio... io comunque da ragazzo, io in camera mia avevo due poster che avevo ricavato, avevo speso una barca di soldi da... La copertina del disco ci avevo fatto fare il poster. C'avevo Maurice André, e era la foto del disco dove c'è Telemann, quella della dove c'è appunto il concerto di Telemann, dove c'è, e l'altra la foto di Minor Ferguson. Quindi io mi svegliavo la mattina e ce li avevo davanti. Sì, sul è vero, muro. Quei due lì, esatto, sì. Quei due anch'io lì. Li ho avuti nel cuore sempre, sì, veramente. Sì. Fabio, vai tu con qualche bella domanda? Sì, io c'ho una curiosità pazzesca, che non, insomma, ci pensavo oggi, dicevo, cosa potrei chiedere a Gabriele? Ho un miliardo di cose da chiedere, ma c'è una curiosità mia personale che me la voglio troppo cavare. Senti, com'era lavorare in orchestra con di fianco quel matto di Demo Morselli? Glielo volevo chiedere io, ma è brutta. Ai pomeriggi musicali, Guarda, i crampi allo stomaco da ridere, cioè, soprattutto in pullman, cioè, con lui da veramente da star male, cioè veramente una simpatia incredibile, e poi bravissimo come trombettista, insomma anche classico, certamente, sì. Simpaticissimo al naturale, così come lo vedi, così era, e dotatissimo anche nel classico, tecnica, poi... composizione, insomma, ha sempre avuto estro, ecco, una gran energia enorme, e quindi, insomma... E tutt'oggi è così, Demo, non è cambiato, sì. È sempre ancora così oggi. Sì. Energia, sì. Creatività, simpatia... E sarebbe bello averlo in una di queste delle prossime puntate del è vero. Caffè, sì, sarebbe giusto, bello. Giusto, invitatelo, assolutamente, è vero. Sarebbe bello, perché ne ha di cose anche lui da raccontare. No, sarebbe bello, certo. Sarà bello, perché lo inviterete sicuramente, mi metto in prima fila anch'io a vedere.
Che anni erano quando eri ai pomeriggi musicali insieme a te? Guarda, io sono entrato nel 76, lui è arrivato credo nel 78 o 79. Sì, dal 79-80 in poi, ecco, fino all'86, 87, 88. Quanti anni avete fatto, grosso modo? Ma credo 6 o 7. 6 o 7, sì, infatti, 8. Non poco. Sì, sì, sì. Non poco. No. E tu hai seguito anche il suo cambiamento da dove è partito e poi che poi ha deciso di svoltare, no? verso un certo genere di musica, sì. E nel frattempo aveva anche aggiustato l'impostazione in modo, sì, diverso, insomma. Esatto. Stavamo facendo gli ultimi concerti assieme, poi io ho dato le dimissioni, lui le ha date credo un anno dopo o poco dopo, e mi ricordo che durante poi la tournée, cioè, quindi ci vedevamo di più, vedevo che lui aveva cambiato impostazione, ecco, faceva poi tutto solo, andava poi sugli acuti di più, potente, insomma, così. Sì, sì. E poi niente, aveva sempre più registrazioni, richieste, cantautori, eccetera, quindi ha detto, ma basta, io... Tour. Do le dimissioni e faccio quello, ecco. Certo. Sono scelte importanti, effettivamente sono scelte importanti. Sì, beh, insomma. Ma lui era lì come seconda tromba lì, ai pomeriggi era come una Ferrari a Luna Park, insomma, no? Cioè, sì. E siete rimasti grandi amici? Io poi quando con Demo, sì, si parla di te, anche lui... Ti nomina sempre, sempre. Sì. È incredibile. Ti nomina sempre. Purtroppo ti vuole un bene, ma bene vero proprio ti vuole. Ma sì, poi abbiamo dormito assieme in un tournée a casa sua, a casa mia, poi mi ha invitato a casa sua a conoscere i suoi diverse volte lì a Rolo. Sì, esatto. E quindi simpaticissimi i suoi, veramente una famiglia, da quelle parti lì sono proprio simpatici tutti, hanno un carattere proprio... Poi lui viene da una famiglia di musici, tutti trombettisti praticamente, sì. Il papà, gli zii, tutti trombettisti. Poi diceva che il padre, anche lo zio Neldo Lodi è trombettista. Neldo, ma scherzi. No? Poi anche il padre ha detto che aveva una resistenza, faceva le marce, i funerali, faceva una resistenza al padre, no? Sì, te guarda, anche zii, sono tutti trombettisti. Poi simpatici, tutti simpatici, sì. A proposito, ma tu vieni da una famiglia di musicisti? No. Ma per mio padre avrebbe voluto fare musicista e forse anche mio zio, ma il loro padre, che era colonnello medico, gli ha fatto fare a uno farmacista, all'altro il medico, quindi non... tempi in cui si obbediva al padre, quelli. Quindi... Mi viene in mente quel film L'attimo fuggente, il film L'attimo fuggente, no? Che c'è una cosa simile, insomma, no? Però vabbè, parliamo di destini solidi, voglio dire, no? Perché insomma. Sì, a quell'epoca lì era più solido, però insomma, ecco, mio padre ha sempre avuto poi questa cosa dell'arte, si prendeva quadri, infatti quel quadro che vedete dietro me l'ha regalato lui, no? Sì. Sono pittori friulani, quello è Lucatello, niente di importante a livello, diciamo... non è che quadri che hanno un valore enorme a livello di quotazione, però sono belli, sono un po' moderni. E quindi aveva l'arte, poi per la musica aveva un ottimo orecchio, quindi lui si ricordava di aver conosciuto un trombettista, che quello è diventato poi il mio maestro, Mario Catena, adesso è morto, poi, che lo sentiva suonare da ballo stile Harry James, così, no? E allora ho detto, ma tu vai a studiare con lui, quello aveva un bel suono, infatti c'era una resistenza eterna, c'era questo qui, c'è veramente bravo. Allora quello lì mi ha impostato proprio sul suono, sulla pulizia, sulla cantabilità, su queste cose importanti, no? Sulla pulizia del suono, eccetera. Quindi i primi rudimenti sono stati quelli, insomma, basati su questi criteri qui, ecco. Nel frattempo ti stanno salutando un sacco di trombettisti. Io vorrei salutarli proprio anch'io, ma non so neanche come mettermi, come mettermi a poi a rispondere. Ciao a tutti. Ciao. Sì, vi ho visto scorrere, insomma, ciao.
Sì. Allora, Fabio, dimmi tu, intervieni pure, se hai domande. Io non ne ho fatemi po', domande di storia della musica che non mi ricordo niente. Che poi quando studiavamo noi c'era l'Allorto, noi studiavamo sul libro dell'Allorto, sì. No? Ti ricordi? Mamma mia. L'ho anche incontrato, io ho fatto un corso con lui a Milano, con Allorto. Dai! Era cattivo, eh? Era cattivo, cattivo, severo in classe, sì. Ma dai! Sì. Era severo, quindi? Sì, non farmi dire altro. Severo. Qui si scoprono degli altri cose. Inizia con la S, ma insomma, sì. Cattivello. La volta scorsa Nello Salsa, un paio di volte fa, ci aveva detto di riguardo a Caffarelli, no? Ci aveva detto delle curiosità riguardo a Caffarelli. Ah. Tu ci dici riguardo all'Orto, qua ricostruiamo un sacco di cose. Caffarelli doveva essere strong come trombettista, no? Era bravo, no? Era molto bravo, ma soprattutto diceva Nello che lui leggeva in chiave di violino e non in chiave di tenore, perché abbiamo affrontato quella querelle... No, secolare che c'è fra chi legge in chiave di violino e chi in chiave di... Tu come leggi? A proposito... Violino. Violino. Va, no, vabbè, io stasera, guarda, non lo so, mi sembra di aver vinto la lotteria. Se usi poi la tromba in do... Certo, o la anch'io tromba è violino, re, te lo dico anch'io. Sì, ma violino, se poi la tromba in re barocco, do re mi fa sol, non è che faccio ai trasporti, no, ecco. Poi, non avendo l'orecchio assoluto, quindi per me cambio. Certo. Ah, vedi. Ma infatti io sono allineato con te, anche Fabio, no? Certo, Fabio, assolutamente insomma, sì. Sì, no, ma ormai sempre di più anche gli americani, insomma, sì. Diciamo. Sì, poi uno sa quali sono le note vere, insomma, diciamo. E Caffarelli, no? poi mi dicevi cosa era, tremendo un po' sul trasporto, no? No, sì, no, era uscita fuori questa curiosità del fatto che ha scritto il metodo per trasporto, no? Quello, e lui leggeva in chiave di violino, non in chiave di tenore. Infatti la parte, lui la mette come seconda battuta, la parte di trasporto, lo schema del trasporto, come chiave di tenore. Dice, beh, perché poi leggesse in chiave di tenore, come se, ecco. No? Sul Caffarelli c'è, prima di tutto, il primo schema è quello leggendo in chiave di violino. Poi dopo dice... Poi nel caso qualcuno leggesse in tenore e mette l'altro schema. Ora, senza niente togliere a chi, se no poi questa è una questione per cui è un po' infinita, come... Infinita, la storia è infinita. No? Però è curioso come tutti quelli che noi stiamo intervistando, abbiamo iniziato a intervistare, e sono tutti nomi grandissimi, insomma, sono tutti in chiave di violino. Per il momento in chiave di tenore, e no. Vedi, Nello dice, perché all'epoca lo massacravano... Beh, ma adesso si usa spesso anche la tromba in do, no? Quindi se usi poi la tromba in do... Certo, sì, la musica classica, cioè la musica sinfonica, così. Sì. Allora, dunque, che volevo dire? Allora, ti vado io con una domanda, Fabio. Sì, vai tranquillo. Allora, dunque, tu praticamente mi hai sempre sorpreso e mi hai sempre affascinato. Perché sei a tuo agio con la tromba naturale e con la musica contemporanea, cioè tu sei nel passato e nel presente e nel futuro, e così con una nonchalance che secondo me è disarmante proprio, no? Ci dici come fai, ci dici come è venuta, come ti viene questa cosa, perché secondo me non è facile per niente, ma tu lo fai con una... scioltezza, con una naturalezza che lascia bocca aperta. Ma negli anni ho seguito quello che mi interessava in quel dato momento. Poi sono stato fortunato a Milano che ho conosciuto dei bravi compositori e diciamo sulla musica moderna, contemporanea, quello che mi ha aperto un po' la via è stata che già suonavo poi la tromba barocca io. Quindi la tromba barocca mi è, diciamo, cioè io ho cominciato con il classico, ho detto Maurice André, no? Quindi poi a me piaceva lui, quindi il trombino, poi ho dato le dimissioni poi dall'orchestra e suonavo trombino con l'organo, oppure sugli Stivenity, oppure qualcosa di quello. Sinfonico grande, poi non è che le facessi più. E all'epoca, diciamo, anni
cos'era? 90? Si suonava tantissimo tromba, trombino e organo, ecco. Però stavano arrivando, o anche gli anni poi precedenti, 87, queste orchestre inglesi, tedesche, a Milano a fare l'oratorio di Natale, anche il bando borghese, con questi strumenti barocchi, trombe naturali. E a me piacevano un casino, cioè, mi piaceva il suono, quindi sono andato lì a sentirli, è venuto Immer, poi è venuto Perkins, e dopo ho detto, ma io a me questo strumento piace, ma a me voglio suonare quella musica lì con quello strumento lì. Allora, mi ricordo che ho conosciuto uno dei trombettisti di un'orchestra inglese, ho detto, ma queste trombe che no, ma le faccio io, era Stephen Keevy all'epoca. Ah, allora, ma si può ordinarla? Sì, sì, allora, poi mi è arrivata. Poi ho provato quella lì, poi ho provato anche la Egger, a tre fori, poi, ma è difficile. Poi il mio organista mi fa, ma facciamo un disco trombe organo, ma è difficile, ma proviamo, facciamolo, facciamo dei concerti. Allora, spinto da lui, mi sono messo più di impegno, visto che non era così difficile dopo i primi mesi, ecco, di panico. E quindi quello ho cominciato, ho fatto il disco, eccetera. E così ho cominciato a fare concerti di quel tipo. Poi, entrando alle messaggerie musicali e sfogliando, perché ero sempre interessato alla storia della tromba, eccetera, ai repertori, mi imbatto nella sequenza di Berio, nei vari cassetti che tiravi fuori, no? Dici, ma guarda sto pezzo, parte il frullato, poi il doodle, poi cos'è aperto e chiuso, cos'è stato? Ma perché interiore che è scritto bene per tromba sto pezzo? E mi ricordo che mi ero detto, se mai darò le dimissioni con l'orchestra e avrò tempo di studiare, voglio suonare sto pezzo per sentir com'è, perché non c'erano dischi ancora, no? Perché era appena stato scritto, no? E mi ricordo che ero andato, ancora in epoca precedente, ho visto che facevano tutte le sequenze a Firenze. Dico, aspetta che vado a sentire, e c'è quella per tromba, no? Vado, sul manifesto era scritto Hardenberger, sull'altro Thomas Stevens, e non è venuto né l'uno né l'altro. Ho fatto tutte le sequenze, quella per tromba no. Ma che strano. Mi ricordo, c'era quella per trombone, c'era si chiamava Lomuto, che la suonava benissimo, quella per voce, dico... Quella per tromba non l'ho sentita neanche stavolta. Detto. E come fate? Allora ho detto, se voglio sentirla, devo... la studio io. E così, io ho dato le dimissioni poi dall'orchestra, non per studiare meglio, ma quando sono andato via, che non ce la facevo più, volevo fare un'attività, contemporaneamente mi sono messo una riga al giorno a studiarmela, una riga, mezz'ora. Tac. E quello è il modo in cui l'ho imparata. È difficilissimo. Sì, se fai tutta una pagina, sì, fai una riga tu. In un giorno, solo quella la solfeggi. Fatta bene, dici, quella sì. Fatta e fatta bene. Se c'è il passaggio difficile, tu hai un'ora di tempo, tarati, te lo fai lenti, solo quella. Quindi le informazioni arrivavano lentamente, no? Tac, tac. E quindi l'ho imparata proprio bene, perché è come se mi gustasse un bicchiere di vino, dico tac, tutti i giorni mi facevo la mia righettina con calma, e dopo 5 mesi avevo il pezzo pronto. E avendolo studiato così lento e diciamo pulito, immagazzinato bene, potevo fare anche un, diciamo, tra virgolette, un fraseggio, cioè aveva un senso, perché dentro mi risuonava tutto, perché imparando lento un brano, soprattutto poi di quel tipo, lo si interiorizza e quindi acquisisce un significato, una storia che puoi raccontare, cioè, non è solo una serie di suoni che fai in bravura, no? Virtuosismo, no, ma facendolo lento ti scatta l'immaginazione di quel punto, quel frullato, ti immagini che sia un urlo, poi c'è quella cosa piano, ti immagini uno che scappa, una porta che si apre, cioè è tutto il tempo per costruirti un immaginario, ecco. Come la trama di un film. Sì, può essere un po' una storia, se il pezzo lo senti che ti piace, che ti interessa, lo fai lento e non è solo un punto di arrivo per dire guarda che bravo che sono, no. Volevo gustarmelo e trovare un significato che si segni, che comunque per tromba, che sia piaccia o non piaccia, per tromba è scritto bene, perché è proprio indubbiamente tutti i tremoli, tutte le cose, tutto fattibile, ecco. Quindi alla fine era pronto sto pezzo e ho detto ma mi piace sto pezzo, e poi è accaduto così, che ha detto ma io il bando borghese non posso farglielo a Bach perché è morto. Il concerto di Haydn non posso farglielo sentire a Haydn perché è morto. Almeno poi la sequenza di Berio al compositore, magari se la faccio sentire, magari mi dice fai schifo. Boh. Però gliel'ho suonata di fronte e dici vabbè, grazie che hai scritto il pezzo, arrivederci, tranquillo.
Quindi sono riuscito ad avere un'audizione, no? E gli è piaciuta, perché sono sicuro che c'erano altri che la suonavano meglio di me, a livello note, eccetera. Hardenberg, chi ne so. Ma io la suonavo di gusto, capito? Cioè, mi piaceva proprio. Quindi certo, lui ha detto, adesso la suoni tu in giro, quel pezzo. Ah, va bene. Sì, sì, di corsa, dico. E quindi lui aveva capito che l'avevo studiato a fondo, che e poi avevo... sì, l'avevo interiorizzata. Ma interiorizzata, certo, sì, sì. Perché, sì, perché, esatto. perché mi piaceva. E quindi, come ho scelto quel pezzo lì, ho scelto altri brani che mi interessavano, e moderni, e quindi era un periodo in cui facevo quello, insomma. Ecco, perché certo. Mi divertivo a fare... Potevo avere il lusso, diciamo, o lusso, il privilegio di scegliere io il pezzo. Quindi non eri in orchestra che ti capita lì il pezzo moderno. A tutti è capitato delle robacce, che suoni una cosa e ne fai un'altra che è uguale, perché c'è schifezza. Ci sono compositori poi che non sanno scrivere, ma magari mandati avanti poi dal partito, o da che ne so, dallo zio, che ne so. E certo, quindi certo. È arrivato Marco Piero Bon, eccolo! Sì. Bisogna mettersi sull'attenti, è arrivato il tornado. Allora, ciao Marco, puntatone la volta scorsa, come un puntatone. Ah, c'era lui? Ah, ecco. La volta scorsa c'era Marco, sì. La volta scorsa c'era Marco. Allora, via fatto tutto. E quindi è stato così che non era neanche difficile, perché onestamente sceglievo i brani che mi sentivo in grado di fare e che mi dicessero qualcosa. E quando suoni brani che ti piacciono, anche moderni, acquisiscono un significato particolare, quindi non dico che è più successo, però sì, anche piacciono di più e vengono suonati meglio, ecco. Ma io credo che, cioè, quando un Luciano Berio sceglie qualcuno per suonare un suo brano, cioè, voglio dire, non è che ti sceglie, insomma, ti ha scelto Berio, cioè stiamo parlando di uno dei geni assoluti, no? No, ma perché io suonavo di gusto il pezzo suo, e come ha scelto ai tempi Lo Muto, che suonava di gusto il pezzo suo, capito? Cioè lui capiva se un strumentista suonava di gusto, possiamo dire, in modo semplice proprio, no? Certo. Proprio che... Perché... bevi quel vino, quella... perché mi piace quello, no, ma perché hai fatto quell'uva, quella, ma chi se ne frega, mi piace quello lì, no? Certo. E quindi certo. È stato quello. E poi, certe, soprattutto partendo dal pezzo di Berio, dalla sequenza di Berio, certe cose, ci sono delle similitudini molto marcate riguardo poi l'articolazione, che l'articolazione poi nel barocco, non è che si facessero tante ligature, era molto binaria, partendo poi dal metodo poi di Fantini, no? Mm-hmm. E quindi lui, no, aspetta, lui... spiegala meglio questa cosa, binario in che se mi interessa, mi stai dicendo una cosa che mi interessa molto, ti dispiace definirla? Sì. Allora, partendo anche da un pochettino prima, quando soprattutto si suonava il cornetto, che quello, diciamo così, no? Assolutamente, ecco, sì. Quello lì suona tutto, c'era diversi tipi di articolazione, okay. Binaria, utilizzando diversi tipi di sillabe, okay. Addirittura c'era il doodle, che potrebbe essere quello di Clark Terry, volendo dire, no? Certo. Però veniva usato che da Quanz per il flauto traverso, quello era più facile per strumentisti, per persone di linguaggio anglosassone, perché o gli americani, insomma, gli inglesi, per loro è più facile fare. Comunque è binario, no? E quindi anche in Bach e nel barocco in genere c'è qualche legatura, ma l'articolazione è sempre utilizzata in questo senso. Addirittura in Fantini il trillo vero e proprio poi non esiste, è una sorta di ribattuto che si può fare o con la lingua, o con la forza di petto, con la gola, insomma, con diversi modi. E anche quello è un tipo di articolazione, no? Che si usa. Quindi un modo di
variare il transitorio di attacco che dà alla frase una cadenza ritmica leggermente diversa. Cioè, se fai tira 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 tira, e se poi la fai alla francese che diventa diverso. C'è la inegalité, no? Certo. Che invece di essere tara 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 nella musica francese, un certi tipi di articolazione di quella zona, potremmo dire, si fa c'è la prima, la R. Sì. Nei trattati viene scritto tara 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 tere tere, tipo Fantini o altri, ma la R, bisogna dire, all'epoca non era come adesso, era differente, no? Come c'è la R a Parma, che è differente, eccetera. Certo. Non era R, tiri 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 tiri, era una roba di questo tipo. Quindi il fatto di suonare barocco, e dopo un po' che suonavo barocco, soprattutto ascoltando il mio cembalista, organista, che mi spiegava lui di non stare a suonare tutto tiri, 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 quello staccatino lì, no? Dico, ma no, è tira, 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 tira. E poi mi faceva sentire lui al cembalo. Poi è stato utilissimo quando ho cominciato a suonare il Borghese, c'era Giovanni Antonini col flauto dritto, che mi faceva sentire come si trasforma il flauto dritto stile scuole medie a uno strumento che dici, Madonna, ma cos'è un flauto? Solo con l'articolazione, cambiando, tira, 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 tira. E ascoltando lui, ascoltando l'oboe, ascoltando il flauto, il violino, suonato in questa ottica, automaticamente il linguaggio, l'articolazione proprio, lo speaking interiore cambia l'esecuzione cambia poi totalmente, soprattutto risulta più facile se si fa sulla tromba barocca, perché è molto lunga, no? E quindi risulta fisicamente più spontaneo. Uno stesso brano che io suono sulla tromba barocca, può essere, non so, anche la sonata di Viviani, Torelli, quello che vuoi, lo faccio poi sul trombino, l'articolazione barocca scompare perché è troppo corto, il tere tere lere lere poi non viene più. Ecco. Quanto ci hai messo a padroneggiare nel momento in cui hai scoperto e ti sei messo a studiare la tromba barocca? Quanto tempo ci hai messo a padroneggiare quel tipo di strumento? È stata, guarda, una cosa immediata o ci hai messo del tempo? Ma sei mesetti a fare, sei mesetti, un anno a fare il primo disco, ma ho fatto tutti i trilli sbagliati, nel senso che non sapevo farli, cioè, perché ho letto male, poi Tar me l'ha detto, guarda che i trilli lì erano ribattuti, non erano, ah, cazzo, è vero. Però lì ero esuberante, facevo i trilli, che mi divertivo a fare i trilli così, ma infantini non vanno fatti così. E diciamo, tecnicamente sei mesetti, perché mi piaceva, c'era proprio. A livello stile un po' di più, a livello articolazione sono messo un paio d'anni, 3 anni forse, di ascolto, di non so, i fratelli Grazi, oboe e fagotto, Alfredo Bernardini, Giovanni Antonini col flauto dritto, e non so, Onofri al violino, altri, insomma, ecco, violinisti, Gatti e violino, ecco, a forza di ascoltarli sentivo che l'articolazione non era quella lì che sentivi magari, non so, tipo dei violinisti poi di solisti veneti, anche bravi, però era un'altra roba, era tutto più sottile, c'era tutto delle particelle dentro, di tutto più piano come sonorità, e poi c'era negli attacchi era differente, e la scansione ritmica risultava un po' differente, provocata dalla differente articolazione. Quindi non è solo il suono, il transitorio di attacco che cambia, ma il modo di muovere la lingua dà delle scansioni ritmiche, può essere tiri, 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 semplificando. Però cambiano, ecco. Quindi diventa uno strumento molto interessante poi da sentire per imparare questo, è il cornetto, ad esempio. Ecco, il cornetto suonato da cornettisti che ci sono oggi, insomma. Uno bravissimo, cioè, che arriva dalla tromba jazz è inghisciano. Per dirtelo io, di Livorno. Certo. Quello fa paura, quello è una roba mostruosa. Andrea lo conosco da quando era un ragazzino, ecco. Quindi è capitato allievo di Nesi. Nesi.
Sì, allievo di Marconesi, diciamo che da giovane ho visto tutto il suo, diciamo, quello da dove è passato, le fasi da cui è passato, no? E infatti poi quando ha trovato questa cosa del cornetto, poi, e ora io non lo so, l'ho visto una volta suonare dal vivo e lo teneva tutto da una parte, ancora suona così, è tutta un'impostazione spostata, qua sembra quasi un flautista invece. Allora, dico bene? Benissimo, no? Dici? No, no, giustissimo, ma non solo. Cioè, ci sono trovati poi dei dipinti dove si vede il cornettista che suona qua, no? Di lato. Uh-huh. Lui suona qua, cambia, può cambiare, dico perché quando è stanco cambia. Cioè, è un mostro. Cioè, fa così. E comunque, a livello articolazione, è molto interessante ascoltarlo attentamente per è come mettersi lì, cioè ci deve essere silenzio, no? Cioè immaginarsi il barocco, che non c'è tutto il rumore che c'è oggi, non ci sono gli aeroplani, non c'è il traffico, c'è un silenzio che adesso non c'è, e bisogna farci anche un silenzio dentro, diciamo, e cioè, se no sono strumenti che fanno venire due maroni, capito? Anche il flauto dritto, però se uno lo ascolta in un certo silenzio, inizia a dire, ah ecco c'è questo, quella, perché c'è un certo tipo di silenzio che a qualcuno può far paura, nel senso, sempre guarda. Allora, allora consiglio di magari per quel tipo di articolazione, se potete sentire un inghisciano, per dire a un recital, qualcosa, ecco, quello è. E lui arrivava poi dalla tromba jazz. A me ha detto che lui quando suonava la tromba, ero molesto, che suonava sempre, no? Devo dire che era molesto, ha fatto delle cose con lui, è sempre lì. Che faceva delle cose col cornetto, poi faceva ta-ta-ta-tia, lui è per il culo i trombettisti, faceva apposta, no? Prima di fare il concerto, da-da-da-da-da, faceva appoggiare a tutto, sbagliando apposta. Una tecnica, una roba, ragazzi, un mostro. Ma io, guarda, mi ricordo un saggio tanti anni fa al Mascagni, perché io collaboravo con Mauro Grossi, che è l'insegnante di musica, di jazz, di composizione e arrangiamento jazz all'Istituto Mascagni di Livorno, e quindi ogni tanto andavo a fare dei concerti, e quindi mi sono ritrovato l'inghisciano che una volta in questa specie di concerto saggio, tipo una roba così, si è messo gli occhiali neri alla Miles, tipo anni, ecco. 50, tutto quello, si è messo lì con la sordina e ha fatto un brano alla Miles benissimo, ma proprio proprio anche fisicamente sembrava Miles, sembrava, sai che lui anche, no, come fattezze, no? Sembrava proprio, no, Miles, un artista, proprio un artista, no, un artista quello lì. Quindi, ecco, quindi sì. Chi suona quel tipo di strumento? Sì, esatto, Andrea Inghisciano. Inghisciano. E quello, cioè, quel tipo di strumento è buono per chi vuole ascoltare il tipo di articolazione pre-barocca, possiamo dire, quello che è arrivato dopo poi con la tromba, no? E già Bach continuava a usare quel tipo di articolazione. Invece già il concerto di Leopold Mozart, quella lunga legatura che c'è lì, lì c'è una legatura molto lunga, lì da lì in poi si inizia a perdere questo tipo di varietà dell'articolazione e a usare le note veramente legate più staccate, e si uniformizza un pochino tutto, no? Anche perché gli strumenti iniziano ad avere più sonorità, e fare ad esempio questa varietà di articolazione con strumenti che sono più forte e meno, risulta meno spontaneo, ecco, diciamo, ecco, sì. Che meraviglia. Cioè, Gabriele, ci stai dando delle nozioni, perché delle perle meravigliose. Perle. Perché siete interessati, certo. Gabriele, ma io sono curioso di chiederti questa cosa. Ma tu ti sei approcciato a tutto quello che ci stai raccontando comunque dopo che avevi fatto un bel percorso, cioè tanti anni in orchestra, no? O sbaglio? Sì.
Sì. Cos'è che ti ha portato, cioè sei stato spinto dalla curiosità oppure c'è stato un evento per cui hai deciso di cambiare, tra virgolette, di dare una sterzata alla tua carriera, che fino a quel momento era stata, credo, più orchestrale, no? Rispetto a, sì, al solismo, e poi a un certo punto hai deciso di dedicarti a tutto quello che ci stai raccontando. C'è stato un evento particolare oppure eri semplicemente mosso dalla curiosità e hai voluto andare in un'altra direzione da un punto di vista trombettistico? Ma guarda, io ero lì, suonavo i pomeriggi musicali, quindi il repertorio era relativamente interessante. Quindi, cioè, nel senso, i primi tempi era interessante, poi era sempre quella e non è come un'orchestra sinfonica che ti dà, o anche lirica, insomma, che dai brani così sempre. Intanto il repertorio sinfonico, secondo me, per tromba classica e mace, di quei pezzi ci sono incredibili, meravigliosi e difficilissimi. Comunque, incominciavo ad annoiarmi. Al tempo stesso, cominciavo a fare, c'era la possibilità con il mio organista Free Jazz, molti concerti con l'organo, poi contemporaneamente avevo incominciato a suonare, spinto da lui, la barocca, cioè la tromba barocca l'avevo presa io e lui mi dava coraggio perché prima di te facevo uno scrocco dietro l'altro, ma non posso fare un concerto, proviamo e dopo un po', insomma, mi ha dato fiducia, eccetera, quindi avevo abbastanza concerti e poi avevo fatto un po' di concorsi che erano andati bene, quelli internazionali. Quindi quando ero ancora in orchestra, quindi ho detto, ma in orchestra mi sono scocciato di stare. Avevo già un posto alla civica come insegnante, non ero di ruolo, però diciamo, potevo un po' rimanerci, insomma, oggettivamente, insomma, era mediamente sicuro. E allora ho dato le dimissioni. Dopo qualche mese, un mese o due, avevo paura e le ho ritirate. No, non me la sento una. E lo ritirate. Dopo 3-4 mesi stavo male, no, vado via, basta. Allora, e la mole è stata questa qua. Provo. Se riesco a mantenermi con la tromba così bene, se no faccio l'imbianchino, ma almeno ho provato, perché qua io sono stufo di fare sempre quella sinfonia di Mozart e Rigoletto e una volta l'anno, cioè sempre gli stessi pezzi per tanto tempo. Adesso quell'orchestra lì è cambiata e fanno dei repertori sinfonici con la quinta di mare. Cioè, adesso sarebbe già più interessante rimanerci, ma all'epoca in cui stavo io c'era anche una brutta. Adesso sono al Dal Verme, adesso c'era una brutta sede, insomma, ecco, vado via, perché avevo diverse possibilità, suonavo poco solisti veneti, provo ad andare via e quindi sono andato via per questo motivo. E dopo ho cominciato a suonare sempre di più, poi è arrivato Berio, eccetera. Beh, hai fatto la scelta giusta, perché tanto alla fine, insomma, uno segue sì. Secondo me nel nostro lavoro dobbiamo seguire il cuore, cioè dove, sì, e sì, dove ci porta, no? Sì, sì, sì. Certo. E Demo uguale, anche lui non... Poi sì, gli avevano offerto anche di fare la prima tromba, ma lui no, faceva già questi dischi, queste robe, arrangiamenti, questo, quell'altro. Quindi, insomma, ecco. Sì. Mamma mia, che bello! Te stasera ci stai illuminando, te lo dico. Ci stai illuminando, no, ci stai illuminando. Allora, ascolta, da quello che mi risulta, correggimi se sbaglio, tu sei stato il primo trombettista italiano a essere chiamato a suonare all'International Trumpet Guild, vero? Non so se l'International Trumpet Guild è diciamo la conferenza di tromba, sì. Forse più famosa, no? Secondo me, da quello che mi risulta, visto che sono stato per qualche anno anche nel Board of Directors, certo. Recentemente. Da quello, parlando anche con altri direttori, tu sei stato probabilmente il primo trombettista italiano che è stato mai chiamato. Mi è piaciuto il primo disco che avevo fatto, quello con i trilli sbagliati poi di Faldini. Quando l'ho fatto, ero di beavo, che belli questi trilli. Poi leggo la recensione di Tarno e i trilli sono sbagliati. Leggo poi, vado a leggere, perché cacchio non ho letto la prefazione bene di... poi di Fantini, prima no, mi è arrivata la musica, ma via, fare il disco. Che tra l'altro quel disco lì l'abbiamo fatto alla Chiesa della Passione a Milano, dalle 11 di sera alle 6 di mattina, per tre giorni, perché di giorno c'è rumore, no? Poi l'abbiamo, di notte, quindi un po' di notte, caffè, di tutto. Poi l'abbiamo prodotto noi, no? Io e l'organo, l'abbiamo pagato noi quel disco lì, quel tecnico lì era, chinellato era il tecnico di suono, bravo. E quindi l'abbiamo fatto di notte.
Ma pazzesco, cioè, è bellissimo. Sembrano storie come quelle appunto del jazz. Quel disco lì, però, ecco quello che volevo, il punto che volevo dire, non è che parlo. L'avevo fatto con una passione, con un, anche se avete lì sbagliato, con un entusiasmo, una passione, una cosa che hanno fatti anche altri dopo, ma quello lì aveva qualcosa di particolare, secondo me, e chi l'aveva sentito è rimasto colpito. Infatti quel disco lì io lo davo in giro, dopo mi chiamavano poi le varie orchestre e probabilmente l'avevo spedito a qualcuno all'ITG, non so se l'avevo dato a Brian Goff, che lo conoscevo, insomma, e dopo quel disco lì poi mi hanno, a seguito di quel disco lì poi mi hanno invitato, ma perché l'avevo suonato con questa passione. Allora, quello che sto dicendo io non è solo un mio racconto, no? Lì siamo qua al vecchietto che ti racconta le cose, no? No, è per i giovani adesso che ci stanno ascoltando, perché voi siete già appassionati, ma i giovani che hanno questa gran concorrenza adesso e rischiano di diventare poi delle macchine per fare il prodotto, la nota, il concorso e la perfezione, ma vince chi ha una passione, chi suona bene, cioè, soprattutto in questi tempi, ma chi ha una passione in quel momento lì strong, un fuoco dentro che è quello che dà un prodotto, tra virgolette, che dà un prodotto, sì, noi produciamo qualcosa, è una produzione che dopo convince, ecco. Quindi, senza volere, quel disco lì era così, perché io non neanche sapevo che c'era questa, cioè, siamo andati lì a farlo, cioè, non mi ero neanche reso conto che c'era quello, ma confrontandolo con altre cose che ho fatto dopo, mi ricordo adesso che quello lì c'era una gioia dentro, ecco, quindi provo a dire ai giovani che ci sentono che se vogliono avere un successo devono non tanto mirare di suonare bene, ma di avere una gioia, un entusiasmo dentro che vada dentro le note, che vada a beccare chi ci sente, quell'entusiasmo deve entrare, quella vitalità deve entrare dentro. Sì. Beh, era quello che aveva Ferguson e anche Boris. Certo. Ferguson, bravo Gabriele, bellissimo. Io guarda, farei una cornice di quello che stai dicendo. Perché sono insegnante da mo'. E quindi, insomma, mi chiedo cosa potrei dire ai ragazzi, soprattutto adesso che vedo che c'è questa concorrenza tremenda, no? Ecco, quindi, però, ecco, questa gioia qua che a molti sfugge, ecco. E quindi, quindi è giusto ricordarlo. Voi avete fatto l'applauso, quindi, e viene, questo messaggio viene ancora approvato da voi, e quindi spero che arrivi ai ragazzi. Io rifaccio un altro applauso, ma l'applauso lo faccio. a te lo facciamo a te, perché no, l'applauso perché è al messaggio, non è a me, è al messaggio che ha un valore, è il messaggio che ha, che secondo voi ha un valore, e quindi, però quindi il messaggio lo stai dando tu, quindi sì, guarda, no, che tu sei veramente incredibile, tu sei veramente incredibile, c'hai uno spessore è pazzesco. Io, cioè, forse per te è normale essere così, ma io ti vedo come una specie di non lo so, di santone, capito? Come una specie di... A proposito di santone, per te è importante l'aspetto spirituale, no? È una cosa che tu coltivi molto, da quanto sono riuscito a capire. Ma guarda, tanto la parola spiritualità la metterei tra virgolette. Ok. Diciamo. Per quanto poi mi riguarda, perché come la parola Dio, spiritualità, sono parole che possono essere fraintese o possono avere significati da a seconda delle persone. E io non mi sento tipo spirituale, ecco, da dire, vengo qua, adesso in silenzio, no, faccio quello lì. No, diciamo che nel tempo mi sono avvicinato alla meditazione, mm-hmm, e a cercare questa sorta di silenzio. E se vuoi un significato della vita, un significato dentro di me, un modo anche più banalmente per dare un senso a certe sofferenze o per allontanarne altre. Perché se io quando suono cerco il mio successo e non lo trovo, magari sto, ma se invece cerco di star bene, di fare una musica, un prodotto che dia gioia a me, che arrivi agli altri. E non mi interessa che su un manifesto
Cioè, una volta mi incazzavo se sul manifesto il mio nome era più piccolo, era più grande, era, non c'era, mica adesso me ne frego altrimenti, non c'è il nome, chi se ne frega. Cioè, mi interessa di vedere come sono io in quel momento lì a livello energia e di che ci sia una comunicazione con gli altri, no? Un togliere questo senso di divisione enorme che c'è. Ecco, questo è quello che di separazione che c'è tra gli esseri umani, no? Se vuoi chiamarlo spiritualità, chiamalo. Se chiamalo meditazione, chiamalo. Io lo chiamo uno star bene e un dar senso, un mettere ordine dentro di sé. A me è piaciuto e piace molto leggere, Osho, Eckhart Tolle, Il potere di adesso, Un nuovo mondo, anche praticare esercizi di... Sono partito un po' con lo yoga, grazie a Marcus Stockhausen, no? E dopo avevo bisogno di fare qualcosa che mi centrasse di più. Quindi ho cominciato con la bioenergetica e altre cose che... Bello, interessante. Ti va di parlarne un pochino? Perché sono aspetti che è raro poterne parlare, no? Sì, ma non sono solo io che lo faccio, lo fanno diversi, insomma, ecco, partendo già da un... Cioè, Stockhausen, ho fatto delle masterclass assieme a lui, mi ricordo che al mattino lui faceva dalle 7 alle 8 agli studenti yoga. Ho detto, ma vengo anch'io? Sì, vieni. E ho fatto questa settimana con lui dalle 7 alle 8 e stavo bene, mi piaceva un casino. Lui un maestro dello yoga, cioè di quei movimenti, di quelle cose, cioè, magro, tutto. Cioè, lui lo fa poi tutti i giorni, quindi è uno yogi, proprio è un maestro. Arrivo a casa e mi viene detto, ma hai gli occhi differenti da quando eri partito? Sei differente? Dico, ma sì, ma sta a vedere che è stato quello yoga lì, cioè non mi ero neanche reso conto che mi ha... Che ma mi chi te l'ha detto? Questa cosa chi te l'ha detta? La famiglia. Moglie, la famiglia. E quindi ha detto, aspetta un po' che allora vado a fare yoga poi qua vicino. Tra l'altro, guarda, c'era vicino yoga. Ho cominciato a fare yoga. E dopo un po' però mi andava stretto, cioè non so... combinazione, ho conosciuto le cosiddette meditazioni attive, quelle di Osho, dove fa fare dei movimenti particolari, a volte anche strong, a volte meno, respirare, salti, cose, per poi arrivare alla fine a un silenzio, alla fine, no? Sono strutturate così, ce n'è di diversi tipi, si chiamano meditazioni attive, e ogni tanto poi le insegno ai corsi, e comunque queste meditazioni attive provocano un contatto con se stessi, col proprio corpo, cioè uno sente il proprio corpo, perché la prima divisione che si crea non è tra me e te, è tra me e me, cioè io dimentichiamo di avere il corpo, dimentichiamo di sentire il respiro che entra, le mani, la sensazione del il calore, la sensazione dei piedi per terra, il respiro che entra, le spalle, cioè il corpo viene dimenticato. Quando con queste meditazioni attive o gli esercizi di bioenergetica in genere o anche lo yoga nel silenzio si inizia a percepire il corpo in maniera, non è che io penso alla mano, io sento la mano perché ho rallentato i pensieri, c'è più silenzio, quindi tutto il processo mentale rallenta e si dà più spazio tra l'altro alla creatività, perché abbiamo il cervello. Se mi fate partire così, finisco alle due. Adesso io faccio un riassuntino. Io ci sto fino a domattina a sentirti spiegare queste cose. No, meraviglioso. No. Quindi abbiamo il cervello che è diviso in più parti. Quindi una parte è dedicata al pensare, un'altra al sentire, un'altra alle reazioni più istintive. Comunque, rallentando si dà spazio alla creatività. E se tu noti adesso io, parlando, chiudo gli occhi. Sì. E cosa faccio io? Per parlarti così, sento il mio corpo, sento il mio respiro e le parole arrivano da un'altra dimensione piuttosto che quelle che io penso di dire. Cioè, chiudendo gli occhi, respiro. Ma non è che lo penso, poi mi è venuto automatico. A voi poi ve lo dico, ecco, siamo qua in famiglia, tra trombettisti, no? Non è che siamo... che devo fare... Cioè. Quindi, da questo spazio... arrivano le parole che io vi dico che partono dalle sensazioni che ho io del corpo e poi noti che il mio parlare è rallentato, ma non è che rallento apposta, perché entro nel corpo, entro con il respiro e si tratta di vivere
la propria vita sentendo il corpo, le sensazioni, ma non è un giudizio, allora la gamba così la devo mettere, no, è solo un sentire e ci si dimentica del corpo. Per quello già fare un esercizio di yoga fa bene, o il training autogeno, diversi tipi di pratiche, no? Ce n'è altre come le meditazioni attive che fanno sentire il corpo e fanno anche liberare alcune tensioni in eccesso, anche tramite l'uso della voce. A volte ci può essere un urlare, un muovere la mascella, muovere le braccia, sudare anche, poi tac, arriva il silenzio. Dopo tutto questo fare, tra virgolette, arriva il silenzio, c'è in certi momenti c'è un quarto d'ora di tempo di silenzio, ma dopo che si è fatto tutto quel lavoro fisico, diciamo, anche che di respiro, dipende, sono diverse cose che sono prescritte da fare. C'è un 15 minuti di silenzio che è sia veloce che dura un attimo, che è eterno. Cioè io l'ho vissuto così. C'è un silenzio che non finisce più, è eterno. Dici, ma come lo posso? Io lo definisco così. Poi finisce questa cosa qua, apri gli occhi e magari sono apri la finestra, vedi gli alberi e ti sembra che quegli alberi lì è la prima volta che li vedi, cioè che non li hai mai visti così. Ma guarda che tridimensionali che sono, che foglie, che colore. E dici, ma guarda che è tutto, è già tutto lì. Sì, posso sbattermi per fare quel concerto, per guadagnare di più, ma in fondo la felicità, tra virgolette, o la compiutezza è già lì, è già tutto lì, no? Senza dover correre da qui. Poi si può correre da destra a sinistra, si può fare tutto. Ma diciamo, questo meditare passando da un'esperienza corporea mi ha aperto una dimensione di conoscenza con me stesso e comunicazione con l'altro, perché sono sempre stato uno un po' per conto mio, diciamo, un po' separato, ecco, e continuo ad esserlo, ma comunque meno di una volta. Quindi, soprattutto in questi momenti in cui parlo in questa dimensione qui, sono più unito con gli altri, con voi, no? Perché si entra in questo spazio, no? Ecco, certo. Quindi questa cosiddetta spiritualità non è altro che, non è neanche esatto, perché spiritualità sembra solo spirito, invece c'è anche il corpo. In noi trombettisti il corpo è importante, come per un cantante, quindi io prima di incominciare un pezzo mi sento i piedi per terra, le ginocchia, le gambe, se respiro, se pulsa, se è rilassato, se è teso, ma senza giudizio, lo ascolto, quindi divento più unito. Certo. E dopo un messaggio musicale, meno mentale, egoico, voglio qui, voglio fare una famiglia, faccio vedere io, no, ma magari non finisco poi con l'acuto, perché in quel momento lì la frase è più bella così, che se ne frega poi dell'acuto, cioè, sentiamo così. Ma era questo che aveva Maurice André, cioè, che incantava le masse, lui era uno fisico, c'era cioè, uno sanguigno, finiva il concerto, andava a mangiare, faceva cioè, fisico, era proprio un così. E Ferguson anche era uno a voi, così, certo. Ecco. Quindi, certo. Ecco, ecco, quindi la domanda alla spiritualità. Ti dico che non sono spirituale in quel senso, ma ho fatto delle esperienze partendo da sto cause e altre cose che ricongiungendomi col corpo mi hanno unito a una visione mentale, se vuoi, di unione spirituale, ma è fisica, è con l'esterno, è con ma spirituale è un termine che non mi piace poi, tra l'altro, quindi non forget it. Ma secondo te tu sei arrivato a cercare queste cose grazie alla musica, perché sei un musicista, o secondo te se tu avessi fatto un altro tipo di lavoro saresti arrivato comunque al punto di cercarle queste cose? Ma ci sono arrivato perché in un certo periodo della mia vita poi non stavo bene e ho visto che facendo queste stavo meglio, quindi credo che ci sarei arrivato comunque. Chiaramente se fossi stato in un tran tran, in un in cosa di finanzi, non so, in banca, tutti fanno questa cosa lì, tutti di corsa, tutti tu. Forse non mi sarei distolto, ma forse anche no, perché vedo ai gruppi dove vado io di meditazione, di training che faccio, c'è una commercialista, c'è questo, c'è quell'altro, c'è gente che fa anche il business, capito? Disperati che non ce la fanno più di quella vita di fredda e di corsa, no? Almeno noi poi rallentiamo ogni tanto, ci suoniamo tele, ma ti suoni tenderly, ti suoni quello che vuoi, che ti,
che ti viene la pelle d'oca, ma quelli lì, capito, sempre... No, ci sono anche quelli. Potrei essere stato anch'io, sicuramente, sì, sì. Gabriele, scusami. Vi racconto questo, però, perché è bello. Dillo. Perché a dei seminari propongo, se volete, alla mattina io faccio delle meditazioni attive. Sì, allora va bene, allora vengono. Allora ha fatto una kundalini, si chiama, c'è uno scuotimento per un certo momento, poi c'è un movimento libero per un altro tempo, poi bisogna sedersi a sentire una musica quasi binaurale per un quarto d'ora, poi c'è un silenzio completo. Finisce e arriva uno bravo, bellissimo, questo oggi veramente è stato bene, mi sono sentito proprio bene a fare questa cosa, anche sono uscito fuori di questo tutto. Il giorno dopo, poi l'ho rifatto, non è più tornato. Perché c'è la parte mentale che ha paura di questa libertà, di questa cosa, che non cede il controllo. Perché per avere questo spazio, questa libertà, una certa parte mentale, neocorticale, lobo frontale, devono, tra virgolette, perdere un po' di controllo, diciamo. Controllo del futuro, del volere, questo che là. Quindi quella parte lì gli ha detto, sì, sei stato bene, però non... No. Invece poi mi ricordo che c'era John Wallace, il trombettista. C'era anche lui, ma scherzi, John Wallace, ma? Sì, e lui veniva per tutti i giorni, perché mi piace Gabriele, dopo esco di qua, vedo gli alberi, mi sembra tutto più bello. Sì, John, anch'io, finisco questa cosa qua, esco e vedo tutto più meglio di quando sono venuto, perché ci siamo rilassati. Però per alcune persone questo, e lo dico, è un aneddoto, ma anche per i giovani che ascoltano, certe cose... diciamo positive che si possono fare come queste qui, creano per una parte di una parte mentale che vuole avere il controllo, che pretende di avere un irraggiungibile, irrealizzabile, utopico controllo su tutto e tutti, ecco, questa parte qua non cede e a volte non permette di fare un percorso di come ho fatto io, ad esempio, che... ho intrapreso perché in quel momento lì non stavo bene, poi mi stavo separando, una balla tira l'altra, cioè, capito, sofferenze. Uh-huh. Quindi per cercare poi di star bene ho cercato queste cose, e spesso una certa sofferenza è una spinta che per far intraprendere un cammino che la mente impedirebbe, perché questa persona che non è più venuta è anche intelligente, però non era molto sul fare, ambizioso, cioè... Ma la mente mente, no? Si dicono, sì, sì. Che meraviglia! E quindi, ecco. Che meraviglia! Io sono affascinato, totalmente affascinato da quello che stai dicendo, da quello che ci... Sono delle cose delle quali forse si parla troppo poco. Certo. Tu ne parli e ci sei dentro proprio immerso. E probabilmente credo che tutti noi dovremmo andarne a cercare un po' di più. Alcune cose le sento anch'io come le dici tu, ma secondo me tu ci sei immerso proprio più di qualunque altra persona io conosca. Ho fatto diversi training. Per un certo periodo ho separato, poi suonavo di meno, cioè sentivo che dovevo seguire un percorso, ho fatto proprio dei training estesi, insomma, stavo lì una settimana, due settimane, insomma, sono stato in India, cioè è stato un percorso che ho... Poi, ti dico di più, andavo lì, facevo il training di mio energetica, respiro, tutto quanto. Poi andavo e dico, madonna, una settimana che non sono, cazzo che schifo che faccio adesso. Vado lì, wow, cioè, madonna, che è? Perché avevo liberato il respiro, no? Certo, madonna, certo. Dopo la prima mezz'oretta dico, madonna, che bene che viene. Perché avevo liberato tutto il corpo dalla tensione, mi ero fatto un mazzo così, dalle 7 di mattina alle 9 di sera, tutti i movimenti, cose, salto, respiro, rilassamento, consapevolezza corporea. Tornavo e suonavo meglio. Cioè, meglio che se avessi studiato alla vecchia maniera per una settimana. Certo. Probabilmente ero bloccato a livello anche corporeo io, il fatto di respirare così cioè, sarebbe stato lo stesso effetto che se fossi andato da Jacob per una settimana, tutti i giorni, che mi apriva, avevo lo stesso effetto facendo la bioenergetica in questi esercizi. Certo. Hai menzionato un trombettista pazzesco, John Wallace, perché insomma, voglio dire, John Wallace, mamma mia, incredibile. Per chi, diciamo, terra, se vogliamo, se magari qualcuno
perché comunque chi ci segue, ci sono tanti studenti, c'è qualche, ci sono molti anche amatori, colleghi, perché ho visto dei nomi pazzeschi scorrere, poi non ce la faccio in tempo a salutarli, però nomi pazzeschi che scorrono. E John Wallace, diciamo, terra a terra, se andiamo su, sarebbe il trombettista che ha suonato al matrimonio di Diana e Carlo ai tempi, no? Eh sì, proprio. Sì, lui aveva suonato lì, infatti, ma a parte quello, insomma, incredibile, cioè John Wallace veramente un trombettista incredibile. Poi volevo, perdonami, prendo questa piccola... Ah, ho visto che hanno... Allora, hanno menzionato, ci hanno salutato da... Adesso ti dico. Allora, Aquila 91, un saluto da Montreal. E ha menzionato la McGill University, McGill. Dove insegna Richard Stolzel. Non so se lo conosci, era l'insegnante che prima di tromba della Grand Valley State University in Michigan, e si è poi trasferito alla McGill University ed è uno dei migliori insegnanti di tromba americani in assoluto. C'è la fila. Di studenti, di trombettisti che cercano di andare a studiare con lui perché è a parte un trombettista incredibile, ma poi anche un bravissimo docente, no? Un bravissimo docente. E anche lui fa molte cose, lui fa anche tipo arti marziali, è una cintura, non so di quanti dan, ma proprio per anche il discorso di perché queste discipline c'è bisogno della testa, no? C'è bisogno di concentrarsi, cioè. quindi trovo molte cose che hai detto le ho comunque sentite dire anche a lui per altri, forse con delle sfumature un po' diverse. Scusa, ho voluto menzionare perché sono due cose. Ed ecco Andrea Lucchi. Ah, eccolo. Ciao Andrea. Eccolo qua. Eccolo qua, un'altra istituzione, istituzione. Un palazzo, un grattacielo proprio da mille piani, grande. Perdonami, faccio un passo indietro. Tu prima parlavi, quando spiegavi il linguaggio del barocco, e hai detto, sì, questo tipo di fraseggio è più per gli inglesi, questo è più per i francesi. C'è una ricerca, io ho letto da qualche parte una ricerca che analizza e approfondisce, non so se ne hai sentito parlare anche tu o l'hai vista, dell'influenza sul suonare la tromba a seconda della lingua che parli. Allen Vizzutti me ne parlò di questa cosa, Allen Vizzutti, quando venne alla masterclass organizzata da Yamaha, ti ricordi? Sì. Io andai alla cena, non potei partecipare perché avevo le prove in arena il giorno della masterclass, ma riuscii ad andare a cena la sera prima con Allen e con un po' di colleghi con Yamaha Italia, e mi spiegava questa roba, fatalità, sono capitato seduto di fianco ad Allen, e mi spiegava questa cosa, che lui la spiega sempre nelle sue masterclass, che la provenienza linguistica di un trombettista è fondamentale nella produzione sia del suono che dell'articolazione, perché dice un anglofono articola in maniera totalmente diversa rispetto ad un latino, no? E di conseguenza anche la tipologia di suono e di conformazione proprio della nostra, della nostra cavità orale, dove si formano proprio dove posizioniamo la lingua per formare proprio le lettere, la dizione proprio, è fondamentale anche per dare il colore al suono. Beh, penso certo, certo, vero. Sì, no, sono cose anche queste interessantissime, no? Perché magari, ripeto, se ne parla poco, però insomma... Fabio, c'è qualche domanda? Vero, No, ma è anche vero che però una volta uno parlava solo la propria lingua, adesso tu sei spesso in America, quindi parli inglese, quindi usare un po' la lingua come la uso, o l'articolazione un po' come la usano loro, ti risulta molto più facile, no? Io trovo molto collegamento fra l'inglese americano, non l'inglese British English, proprio l'American English e il jazz. Io sento un collegamento pazzesco, cioè sento proprio che le due cose sono collegate a filo diretto proprio. Per come parli lo slang americano o comunque quel tipo
di cadenza o di accenti, perché l'americano è molto più aperto rispetto al British English e Chad è più jazz, cioè io trovo una combinazione molto stretta di queste cose, fra queste due cose qua. Fabio, c'è qualche domanda? Perché io starei qui fino a domattina alle 5. Certo. No, volevo collegarmi a tutto quello di cui ha parlato Gabriele, insomma, di tutto l'aspetto legato allo yoga e quindi a tutta questa pratica anche di respiro, eccetera. Mi sorge spontanea una domanda. Quindi, quanto importante è la postura quando noi suoniamo, sia che si suoni seduti sia che si suoni in piedi? Io lo dico, cerco di insegnarlo sempre anche ai miei allievi, cerco di stare attento anch'io ad avere una corretta postura sia quando sono seduto che quando sono in piedi, però vedo tantissimi ragazzi che a volte vengono anche a lezione e suonano ad esempio scaricando tutto il peso su una gamba sola, oppure tenendo un piede davanti uno dietro, oppure una spalla più alta e una spalla più bassa. Quanto importante è la postura, Gabriele, per ottenere il massimo del rendimento dal nostro corpo, insomma? È molto importante, ma io parto a monte, no? Sarebbe come se tu, non so, diamo qualche esempio idiota, se mi viene, cioè ti arriva un albero storto e tu allora, aspetta che ti tiro dritto. Però se quell'albero è cresciuto storto, vuol dire che o non aveva luce quel punto là, o la terra era storta lì. Cioè, io partirei a monte, cerco di fare una cosa a monte, di far acquisire una consapevolezza del proprio corpo, a prescindere poi dalla tromba, molto, molto marcata, reale, diciamo, una reale consapevolezza di sentire il proprio corpo. E se tu riesci veramente a sentire il corpo, sente il corpo, la mente sente che in quel momento lì è storto il corpo e si mette dritto. Ci sono tutta una serie di esercizi e soprattutto queste meditazioni attive di Osho che io, diciamo, sempre pubblicizzo, ma pochi fanno, perché alla fine ho fatto anche un video per l'ITG, l'avevo visto uno, mi ha chiesto una lezione privata, dico, ma hai provato? Ho dovuto fare una lezione con te perché c'era questo, ma hai provato a farle? No, vabbè, dico, ma neanche la prima, no. Cioè, hanno paura, no? Eppure queste qua ti centrano il corpo. Dopo uno, quando suona, è già centrato perché ha fatto tutto un lavoro prima. Chiaramente posso dire all'allievo, guarda, mettiti così, fai colà, è molto importante, ma si può fare tutto un lavoro prima, di modo che la persona è automaticamente centrata, perché è automaticamente allineata. Chiaramente implica un certo lavoro, non è che si fa in 5 minuti. C'è un'oretta al giorno di queste cose, ecco, ma non è tempo buttato, perché si acquisisce... Tipo, non so, c'è la meditazione poi Kundalini, che sono 15 minuti di shake del corpo, 15, con una musica, con degli xilofoni che suonano, no? E tu fai uno shake per 15 minuti, se sei in tensione dopo 5 minuti non ce la fai più. Cioè, è uno shake così, guarda, che praticamente, vediamo se, diciamo anche, praticamente, come se tu ti scuoti, no? Partendo dai piedi, e il movimento, cioè non è che faccio così con le mani, uno shake e dopo, cioè, senti il corpo, senti le spalle, senti le, è tutto un po' a spenzoloni, no? E se lo fai per tanti giorni è come avere Pinocchio che lo scuoti così, però parte da sotto, no? Se tu lo fai per un periodo inizi a sentire il corpo e dopo inizi a quando suoni dici, aspetta, io non sono allineato, cioè inizia a sentire punti di non allineamento, e quindi questa cosa può essere fatta in modo autonomo. Dopo questi 15 minuti di shake, c'è una musichina così, c'è altri 15 minuti di movimento libero, quindi tu inizi a vedere il corpo dove si vuole muovere, no? Destra, sinistra, una bicicletta, tutto. E la mente se ne va e veramente si inizia a sentire sempre di più il corpo, no? Adesso io sto parlando così, ma magari molti pensano, alcuni pensano, cosa sta dicendo questo? Perché ascoltano sotto il piano mentale e va bene, perché la mente dà un giudizio e magari mi giudica sciocco, oppure ma va bene, o bizzarro, oppure boh, oppure ha paura, ma cosa sta dicendo? No, voglio, oppure si annoiano. Questo è tutto un piano
fisico, come la postura lo è una cosa fisica. E quindi la postura, se va bene che ci sia un insegnante a dirlo, ma più che le regole, secondo me andrebbe fatto, si può fare, si può fare qualcosa prima, se interessa, che dà un allineamento. E l'allineamento che io, prima di suonare, soprattutto il barocco, magari con l'organo, così, mi metto lì in piedi, sento le ginocchia, è come se fossi all'inizio di questa meditazione qua, che mi centro, che mi bilancio, sento dov'è, cioè ho affinato talmente le sensazioni dopo tutte queste pratiche di tante volte che lo faccio, sento se il baricentro è troppo in avanti o no, perché sento quel dato muscolo, che se io vado troppo in avanti, quel dato muscolo magari sul plesso solare si tende, oppure si tende dietro, perché ho imparato ad ascoltarlo, perché la mente va per conto suo, non ascolta il corpo. E quello è il problema, perché il ragazzo si mette nella maniera sbagliata, o posso mettermi anch'io. E quindi basta un attimo un po' di raccoglimento, di essere abituati a sentire il corpo. C'è una Kabat-Zinn, c'è Body Scan, c'è una cosa su YouTube, diversi video suoi che sono audio, dove lui, in inglese, io sono psicologo che ha fatto anche studi in Oriente, eccetera, yoga, quello fa questo body scan, vuol dire, com'è che si può tradurre come scan? Scansione. Sì, certo, la scansione del corpo, sì. Ecco, parte dai, e ti fa sentire, ti fa andare, la consapevolezza fa sentire come il piede, poi il polpaccio, con la voce calma. Inizi veramente a scoprire che abbiamo un corpo. Questa sembra una stupidata, che dico, certo che c'ho il corpo, guarda qua, to. La sento la mano io, to, eccola pronta, ta. Ma non è questo qua, è sentire il corpo da dentro, che da dentro è sconosciuto, e quando c'è il silenzio e un certo tipo di attenzione, si riesce. Oh, ogni tanto arriva qualche pensiero, no? Penso, aspetta, dopo, ho parcheggiato giusto là, dunque domani devo fare quel pezzo, dopo c'è la bolletta. Ah, ma adesso mi scade quello, devo fare quell'altro, ma i pensieri arrivano, quello è normale. Ovviamente senza pensieri è impossibile. Ci sono, ok, ma si ritorna a sentire il corpo. Quindi il body scan potrebbe essere una cosa che trovate in internet. Può essere tipo esplorazione del corpo, no? Anche. Sì, 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 esplorazione del corpo o scansione, e sentire per sentire il corpo. Ecco. Quindi ti ho fatto una risposta di mezz'ora sulla postura. Ma è bellissimo, mamma mia. Perché io non ti so dire qual è poi la postura giusta, lo sente uno da dentro. Chiaramente, se vedi uno che è così, insomma, ecco, chiaramente non... Ma allora che cosa faccio quello lì che lo vedi così? Più che digli, tira le spalle giù, dico, no, tiralo ancora più su. Ecco, sei comodo così? No, lasciala andare, boom. Oh, è meglio così? O meglio così? No, no, è meglio così. Oh, suona così. E poi magari dopo un po' che vedo che suona così, dico, ma guarda che la posizione che hai adesso non era quella di prima che hai detto che eri comodo. Ah, sì? Qual è? Ah, quella di prima che ero comodo era questa. Ah. Perché lui l'ha già sperimentata, magari andando in una posizione di eccesso, che dice, basta essere così, giusto? No? Questo per dirne uno. Ecco. Certo. Che meraviglia, mamma mia. Mamma mia. Guarda, io stasera mi sto abbeverando a una fonte. Ci stiamo, credo, tutti abbeverando a una fonte. Sono contento che potete usufruire di queste esperienze che ho fatto io, che ho imparato da altri, che sono state preziose per me. Non c'è niente che ho inventato io, ma sono contento che tu mi dai questo spazio così poi democratico, poi di parlare di quello che così, senza interrompermi, senza boicottarmi, come fanno a volte qualcuno quando sono questi discorsi così, ma senza volere, no? Dice, no, parliamo d'altro, che ho paura, no? Ecco, queste cose qua che ho imparato, sono contento di poterle comunicare, quindi mi sento bene anche io adesso che le posso dire. E avendo delle persone interessate, escono fuori anche in una maniera più... Eccoci, sì, sì. Ma tu a questo percorso di meditazione, di tutto quello che ci hai detto fino adesso, di introspezione, di... Sì, sì. Ci abbini anche, che so, tipo un'alimentazione particolare, cioè trovi un collegamento anche dal punto di vista, non so, per esempio,
o preparando dei concerti importanti, oppure nella vita di tutti i giorni, insomma. Cioè, ti ricordi che ti avevo detto, sì sì, scusami, ti ricordi che ti avevo detto che prima del concerto prendo il Mars e la Coca-Cola? Ah, sì, 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 sì. Quello è uno, no? Che è insano. Allora, no, 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 no. Allora, guarda, quando inizi a sentire veramente il corpo ti dice quanto e cosa mangiare. E in quel momento lì, ecco, Marco Esperti, 82, Mars e Coca-Cola. Esatto. Mars e Coca-Cola, eccolo. Bravo. Tombola. Tombola. E quando si inizia lì, allora in altri momenti, magari vado da un mio amico, fanno una mangiata e dimentichi quello che vuole il corpo e ti abbuffi, e va anche bene una volta di tanto, no? Cioè, stramangiare. In quel momento lì non ho ascoltato quello che il corpo voleva, ma è stato più così, una cosa più di felicità, di così. E dopo magari poi mangi troppo, ma ogni tanto va bene, però perché in quel momento lì, non dico che volutamente non mi centro, ma non mi raccolgo e dico ok, adesso e vado mangiando un po' di più, overeating, overdrinking, no? Mangio un po' di più, no? Divento un po' più inconsapevole mangiando e bevendo, va bene ogni tanto anche questo, ma normalmente ho raggiunto un peso e facendo così poi non lo supero più, cioè resto magro perché mi sento, e a volte faccio la non cena, cioè non mangio, non mangio niente perché cosa vuoi stasera? No, niente, perché ieri ho mangiato tanto e adesso, ma non perché penso che ieri ho mangiato tanto, dico oggi poi non ho fame, come mai? Ah beh, è vero, ieri poi ho mangiato tanto, adesso non. Quindi però faccio un certo tipo, non di sforzo, di atteggiamento che ascolto il corpo, lo sento, dici ma cosa vuole il corpo adesso? E sentendolo mi dice che cosa mangiare. Certo. Funziona così. Io mi fai venire, perché dalle cose che dici poi mi vengono in mente delle domande. Faccio, Fabio, o c'è qualcosa da chiedere? Vai, 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 tranquillo. Oh, allora, parentesi, perché io vivo solo, adesso è facile. Se uno c'ha una moglie, una ragazza o qualcuno che cucina stra bene, dopo è difficile. Ecco. Quello ti mettono il vino, il piattino, la cosina, cenetta romantica, allora ecco. Da solo è un po' più facile. Ecco. Beh, io ne so qualcosa, purtroppo no, c'ho però, un po' di chili da perdere. Ero stato con una donna per un po' di anni, mi mantenevo, perché lei era però vegana, poi mangiavamo bene, sì, non... anche tossecchino la sera, però no, poi no, ma riuscivo poi. Non... Ma tu sei vegano o no, vegetariano, oppure mangi tutto? Mi piacerebbe essere vegetariano, ma ogni tanto cedo, ma insomma, ecco... Beh, comunque... Mi fanno pena poi gli animali, però la carne purtroppo mi piace. Ecco. Ma non perché gli uccidiamo, perché se vado nella foresta lo ammazzo, è come li allevano che mi fa pena. Ecco. Certo, più che l'uccisione in sé. Comunque. Va bene. Allora, qualche anno fa mi sono ritrovato in una... mi sono ritrovato, insomma, mi aveva chiamato qualcuno da... Ora non mi ricordo se era uno studente o stavano facendo una ricerca, non mi ricordo, forse dall'università dal Conservatorio di Lugano, non mi ricordo. Fatto sta che avevano intervistato, era un'intervista ad alcuni trombettisti italiani. Mi ricordo che poi dopo, guardando gli altri che avevano scritto, oltre a me c'eri tu, c'era Lucchi, c'era Piero Bon, c'era Giuffredi, mi sembra, e erano le stesse domande per ognuno di noi, e ognuno di noi dava le proprie risposte. E mi colpì una cosa, perché non so se magari ti ricordi di averla scritto o meno, o ti ricordi questa cosa particolare, ma mi colpì una cosa. Io lessi tutto quello che avevi scritto tu e le risposte che avevi dato tu e i nostri colleghi, no? E c'era una domanda in cui ti chiedevano se c'era un brano che non amavi eseguire o che per qualche ragione non che ti mettesse a disagio, ma che insomma ognuno di noi c'ha qualche brano che
che magari gli risulta più ostico. Per come io ti vedo, per me tu puoi suonare qualsiasi cosa, per come ti vedo io, per come ti ammiro, per come sento che suoni, per me tu puoi suonare veramente qualsiasi cosa ti mettono davanti. E tu, tu avevi dato una risposta, avevi menzionato un concerto e avevi dato una spiegazione. Ti ricordi questa cosa? No. Zero. Zero. Che anno era? Un po' di anni fa, io non te la so. Non... Dimmi. Toffa, appena scritto il ragazzo che ti aveva chiesto questa cosa, dice Daniele Colossi. Dice, ero io maestro, era la mia tese di laurea, intervista. Eccolo. Di fine master. Alla master della ZHDK di Zurigo con il maestro Fritz Damrow. Vedi, così menzioniamo anche Fritz, il nostro Fritz Damrow, un alto trombettista. Parecchio. Daniele, è vero, ecco, era lui. Esatto. Colosso, e avevi detto... Colosso. Avevi menzionato Tomasi. Ah, Tomasi. Perché? Sì, sì. E se mi ricordo bene, magari Daniele può. Perché avevi detto, è un concerto che ho iniziato a studiare in maniera sbagliata, quindi è faticoso. E tu avevi dato una spiegazione che a me mi ha fatto ragionare e mi ha fatto fare un passo, uno step in più da docente quando insegno ai miei studenti, che quando si approccia male un concerto dall'inizio, poi è dura rimetterlo in linea se l'approccio iniziale è in maniera forte, strong, come dici, guarda, no? Guarda, è sbagliato, è così, no? È giusto, è come dici tu, certo. Dico bene, quindi sì, questa cosa avevo incominciato da cazzobolo, studiandolo proprio a casaccio, da solo, con la tromba in si bemolle. Ah, cos'è? Tu magì, così a casaccio, no? Pestando, così, spensierato, no? Senza un maestro in quel momento lì, no? Perché c'era stato il terremoto, non so che cosa c'era stato in quel periodo lì. C'era un periodo che c'era, diceva, ma studio Tomasi, ma male, o di estate. Ah, ecco, dopo il corso poi di Lanciano, che non andavo più a scuola e non facevo più il conservatorio, me l'ho studiato per conto mio, ma male, con l'altro mi si bemolle. E quindi a casaccio, ripetendo sempre gli stessi errori, senza metro, perché era il primo pezzo difficile, quello che studiavo, perché una volta si finiva con Savard, Peretti, Copras, Tic, capito? E dopo, questo pezzo qua difficile l'ho intrapreso nel modo più sbagliato, memorizzando errori su errori. E dopo mi è capitato di farlo dei concorsi con la tromba in do, discretamente, però sempre, capito, non era mio agio. L'opposto è stato Berio, che facevo una riga al giorno memorizzata bene e tutto, e quello ero, mi sento in una botte, anche se più difficile, mi sento in una botte di ferro, perché l'ho imparato in un'altra maniera, le informazioni sono andate direttamente dentro. E come detto tu, sì, esatto. Sì, no, perché è una cosa questa, specialmente con gli studenti, e ce ne sono molti collegati, è importante da spiegare, no? Quindi sentire un nome come te che dice, attenzione ragazzi, perché... no, accidenti, perché dipende da dove arriva, capito? Dipende dal pulpito da cui arriva la predica, in questo senso. Possiamo dire, detto da noi, no? Perché anche tu, insomma... Sei una bella assoluta, sì. No, vabbè. Vabbè, no. Io ti ho detto, faccio l'umorista, è diverso. Sì, faccio l'umorista, no, ma veramente, guarda, io vedo e sento delle cose. Prestami un po' di quei rumorini acuti là che mi servono. grazie, veramente grazie. E che stavo dicendo? Dunque, ma io ti devo fare una domanda. Ah, tu a me? Oh, sì. C'è arrivato anche Omar, guarda. Ciao Omar! Ciao Omar, Pota Fidek. Brescia, arrivato. Pota. Ciao, c'è la tromba quello, eh. E come la suona? Pota, ti ho sentito fare, cos'era? Petrusca, il migliore che ho sentito. Ciao. L'ha fatto da Dio alla prova, era lì, ha inquadrato da dietro, da... Perché ha fatto anche i piani, fa tutto il solito, fa tarera, paradipara, cioè, forte, ci sono i piani, e lì ho fatto tutti i piani e forte. Comunque, mamma mia,
mamma mia, cioè, anche lì con Omar apriamo un altro file di quelli, sì. No, di quelli incredibili. Lui è sempre stato bravo, ha sempre avuto da giovane il culto, mi ricordo, del suono. Lui voleva sempre il bel suono, più che le note, il suono. Quindi, no, volevo dirti, tu fai note lunghe, giusto? Un sol lungo che ti aiuta a centrarti, giusto? Beh, sì, 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 se quando si usano degli equipaggiamenti particolari come possono essere quelli da lead trumpet o da un po' estremi, un esercizietto semplice come quello per il riscaldamento fa tanto, sì, assolutamente. Alla Cat Anderson lì, il sol lungo? Alcune volte sì, ora non sempre, però quel concetto lì di fare la centratura sul pianissimo per me è fondamentale. Ma quello è vero, di... è vero che fai un'ora di sol lungo? No, no, chi l'ha detto questo? No. Ah, mi hanno detto, c'era un concerto, no, è andato di là, ha fatto due ore di note lunghe, è tornato, cazzo, ha tirato giù tutto. No, di note lunghe a me piace molto, perché è una specie di introspezione che faccio. Tu parlavi di, prima, hai parlato di un sacco di cose meravigliose riguardo all'introspezione. Per me le note lunghe sono un modo per fare introspezione. Mi concentro sul suono, cerco di diventare tutt'uno col suono, e me lo gusto, me lo modello, cerco di andare dentro e dentro e dentro e dentro al centro del suono, e poi da lì fuori al suono. Non lo so, devo arrivare a un punto che lo sento respirare, è come se il suono sentissi una come se il suono pulsasse, ecco, come se ci fosse. E quindi per me le note lunghe sono una cosa che, cioè, io adoro farle, perché mi mettono in collegamento con lo strumento e poi da lì con la musica che vado a suonare, perché mi sento diverso, sento una risonanza diversa, sento in testa delle cose diverse. Quindi per me sarò un po' alla vecchia, non lo so, ma per me le note lunghe sono molto, molto importanti per me. Proprio a livello, io la trovo come una specie di meditazione, cioè per me la nota lunga diventa una specie di meditazione anche per me. Sì. Quindi non so se condivido. Medio, cosa fa? Certo, sì, un sol medio, do basso. Sì, tutte note dal basso al... alcuni intervalli, possibilmente il meno collegati possibile, per trovare anche delle cose, no, di interessanti a livello di orecchio, di ear training, di capire bene dove sta una nota, dove ne sta un'altra. No, una cosa che poi mi aiuta a dare anche botta quando c'è bisogno di dare botta. Però parte tutto da questa cosa molto, molto delicata, molto, molto delicata. Per me, sì, arrivare a fare, che so, 14 pezzi di Ferguson di fila in un tributo a Ferguson da solista, quindi uno dietro l'altro, per me parte tutto la giornata con queste cose sul pianissimo, proprio tenuto, proprio entrare in collegamento con lo strumento. Io la trovo una cosa... Insomma, trovo molto, molto collegamento con quello che hai detto prima riguardo a quasi una meditazione sullo strumento, proprio completo relax. Proprio. Fai note lunghe piano con la sordina, no? Anche, Io sì, guarda, io mi sono abituato. È uscito un articolo di Bobby Shue, no? Che chiaramente Bobby Shue è un altro di quelli che ne ha di cose interessanti da dire, no? E ha parlato di una cosa che in realtà io ho scoperto fare da anni. Cioè, io sono tanti anni che, visto che il lavoro che abbiamo è quello di andare a destra, a sinistra, aerei, a hotel, essere sempre in giro, io ho trovato a un certo punto che mi dava un po' fastidio trovarmi a studiare, che so, in hotel o in posti dove non si può suonare a tromba aperta e usare la sordina muta, e poi a casa studiare invece a tromba aperta. E trovavo che poi, quando arrivavo a suonare, c'era qualcosa che... Allora cosa ho fatto io? Ho detto, da adesso in poi, parlando di tanti anni fa, ho detto, da adesso in poi io studio sempre solo con la sordina muta, e mi sono creato un modo di studiare con la sordina muta. E io praticamente il 90% dello studio che faccio, il 95%, lo faccio con la sordina muta.
Poi è uscito fuori uno studio che ha fatto Bobby Shue insieme a un ora io non so la traduzione in inglese precisa, sarebbe neuroplastic, è un neurologo, ma neuroplastic non saprei dire in italiano a cosa corrisponde, in cui illustrava tutta una kinesiologo procedura. Kinesiologo. Ah, fantastico. Kinesiologo, perché ne parlai con Bobby, mi raccontava sta cosa, ed è un suo amico sto medico, è un suo amico kinesiologo. Kinesiologo, fantastico. E quindi, quindi in cui tu arrivi anche a sintonizzarti con lo strumento in maniera, specialmente nel genere da suonare quando suoni jazz, musica commerciale, oppure sul palco alcune volte ci sono i monitor che sono troppo alti, che ti alza, quello vuole alzarsi, quell'altro vuole alzarsi, diventa la guerra del monitor. E lui, studiando in questo modo, settando i diversi emisferi, prima chiude un orecchio e mette e si accende in ricezione la parte dell'emisfero opposta, poi fa la stessa cosa di là, suonando con la sordina, alla fine di questa procedura che dice lui, te la faccio breve, tu praticamente quel briciolo che senti, che riesci a sentire, è già troppo. Cioè, ti vai in una iperpercezione del tuo suono, per cui alla fine, anche se ti trovi sul palco e c'hai altri 10 colleghi che suonano a palla e c'hanno tutti i monitor a palla, tu quel briciolo che ti senti per te, ti sembra di avere te stesso il monitor a palla, e invece non è, anzi addirittura puoi anche spegnerlo. Quindi ho trovato delle convergenze su questo punto di vista. Comunque sì, insomma, io mi sono abituato, mi sono forzato, per poi non sentire, non studiare in modi diversi, a studiare sempre con la sordina muta, praticamente. So che ti può sembrare strano, però... No, perché faccio io così. Ma dai! Sì. No, ma noi... Ma veramente? Io vado in qualsiasi albergo alle 6 di mattina, 6 no, alle 7 inizio a suonare come sempre. Ma che meraviglia! Quindi, guarda, stasera te cioè, ma veramente mi mandi a letto felice, qua, ma veramente! Questa qui uso io. Quella è la Schmute, no? Cos'è? Questa è la Wallace. La Wallace? Non so, un... È quella da studio, la Wallace da studio? Sì, sì. E anche adesso la Wallace non esiste più, la fa Yain, come si chiama? Aspetta, che la prendo quell'altra. Ma scherzi, ce l'ho anch'io, sì sì. Muriad, Yain Muriad, io non so la pronuncia. Muirhead. Dico bene? Yain Muirhead. No, adesso ero senza auricolare. Voight Brass. Ah, questa è un'altra ancora, allora. Però perché... è il tubo dentro è abbastanza, diciamo... Non so se si vede. Questa è un'altra ancora rispetto a quella che dicevo io. Passa molta aria. Oppure se uno vuole, c'è il pistolino, si mette e passa meno aria, insomma. Ho capito. Io mi trovo bene così, e così anch'io suono. Sì, suono anche senza, però gran parte poi del riscaldamento... Perché io immagino il suono, no? Anche se non lo sento, mi immagino il suono esatto. Che voglio avere... E basta. Esatto. Ma che meraviglia! No, ma guarda, mi sorprende. Io chiaramente. Ma so che Hardenberger invece voleva ascoltarsi il suo suono, insomma. Però ognuno va come meglio crede, ecco. Insomma. Fabio, hai una domanda? Sì, io ho la domanda fatidica che faccio sempre a tutti e a te la faccio ancora con maggior gioia e con maggior interesse, perché suonando anche gli strumenti antichi ti faccio questa domanda. E, solitamente io chiedo se il nostro ospite è un uomo da si bemolle o da do. Tu suoni talmente tanti strumenti, anche quelli antichi, che ti chiedo dov'è che ti senti particolarmente a casa? Ho tante casette? diciamo che il riscaldamento mi piace farlo sulla tromba si bemolle e gli esercizi, insomma, basic, no?
Però adesso io devo fare un concerto con la tromba a chiavi, che è qua, che suono solo quella, no? Perché, okay. perché devo fare aire. Quindi se mi metto a fare a il riscaldamento su una tromba a pistoni, poi su questa qua, che ha tutt'altre posizioni, allora addio, no? Quindi, se no, se invece suono poi la barocca, ma questa faccio raramente delle cose. Se invece il barocco faccio di più, allora faccio il riscaldamento sulla moderna in si bemolle. Diciamo quello. Ok. Temp, Clark, Bending, robe così. Ma visto che è arrivata questa domanda e ci chiedono, magari rispondiamo tutti e tre, che può essere anche un momento di confronto, dice: quanto tempo dedichiamo giornalmente allo strumento? Quanto tempo dedichi tu, Gabriele, di media? Ma guarda, dipende. Minimo un'ora, un quarto. Cioè, il basic è un'ora che faccio sempre. Mm-hmm. A meno che non stacchi per un periodo, ma insomma. E poi dipende il pezzo che devo fare, capisci? Cioè, se devo fare il bagno borghese, faccio un'ora poi di riscaldamento, un po' di warm-up di altro tipo, un'altra mezz'oretta. Lo suono un paio di volte, due ore al massimo. Mm. Okay. Non è che sto otto ore. Cioè, se invece devo fare anni, con la forma chiave lo faccio diverse volte, magari 3-4 ore, sai te? Cioè, tra i recinti. Dipende dal tipo di pezzo. Sicuramente non 6-7 ore, mai. No. Ok. 3 ore proprio, se no dopo. Però diciamo una giornata normale di studio, chiamiamola così, le tue 2 ore te le fai comunque. Sì. 2-3, sì. 1-2-3. Ok. Siamo meglio se un'ora al mattino e i pezzi al pomeriggio. Mm-hmm. Dipende cos'è che devo fare, ecco. Certo. Ci sono persone che proprio... si divertono a suonare poi tutto il giorno, il fatto che gli piace. A me dopo un 2-3 ore mi scoccia, cioè ho altre robe, ecco, altre robe. Certo. Più che suonare, no? Anche certo. Perché il repertorio che faccio è limitato, quando hai fatto quei 3 pezzi per un po', ecco, magari facessi il jazz, improvvisassi, potrei stare lì, piano, faccio, allora potrei stare magari anche più ore. Ma le cose che faccio non sono interessanti se le fai per un periodo ristretto di tempo, il tipo che, le robe che faccio io, no? Anche Haydn, Borghese, Telemann, sì, a parte che sono pesanti, ma Telemann, fai 2-3, basta, cioè, ecco. Ma per me basta così, però per altri, certo, certo. Certo. Persone che veramente sono un po' tutto il giorno, sono dei grandi, ecco, non sono certo. Tra questo, ecco. E da qui nasce spontanea la domanda, e nel tempo libero cosa fai? A parte chiaramente, come hai detto, meditazione, quindi insomma questo tipo di introspezione che cerchi. E al di là di queste cose c'hai degli hobby, c'hai dei... non lo so, hai... No, cazzeggio, guardo film, leggo, sì. Che meraviglia! C'è una, chiamiamola insegnante spirituale, ma non direi di no, c'è questa Marina Borruso, no? Che seguo io anche dei video, dei fa dei corsi che... Lei è stata discepola di Tolle, di Eckhart Tolle, no? E lei insegna fare delle pratiche. Fa fare anche senza... Stai senza fare niente un quarto d'ora. Oppure stai senza fare niente mezz'ora. E guarda cosa succede. Oppure stai... a parte la meditazione, ma più stai lì e non, adesso non farai niente per mezz'ora, dici. E la mente inizia a dire, ma adesso cosa faccio? Dunque, no, cos'è? E si ascolta tutto l'inferno che si scatena dentro, no? E invece, cioè, ho degli spazi in cui magari sto anche senza fare chissà che cose, senza il fare che... magari ascolto quello che viene su, creatività o così, idee. Oppure mi piace vedere... film. Mm-hmm. C'è qualche genere preferito? Di film? Film o serie TV? Ma guarda, perché oggi ho rivisto un film che avevo visto molti anni fa, che l'ho rivisto adesso, si chiama Le vite degli altri. Bellissimo. E, ecco, quello lì non so perché sono andato a rivederlo. Tanto poi l'ho trovato per culo su Rai Play, se no non se Netflix quelli lì non si può. Mm-hmm. Ma mi senti film dove c'è un risvolto psicologico, tipo Breaking Bad. Ah,
oppure Mr. Robot. Mr. Robot, belli, Mr. Robot, sì. quello è un gran film. Quello è un non gran tutti film. Lo apprezzano, però questa sdoppia, adesso non voglio fare da spoiler a chi lo deve vedere, ma insomma, questo sdoppiamento che sta persona, ecco, Lucky ci saluta, ciao ciao! Ah, Andreone, ciao, sì. Ciao. Ciao Andrew. E quindi certi, alcuni film che hanno dei non dico approfondimenti psicologici, ma dove si esplora un po' l'andamento, tipo Breaking Bad, questa persona che parte con un certo tipo di animo fragile, e poi c'è questa trasformazione man mano, no? Fino alla fine, per chi l'ha visto. Oppure Better Call Saul, che non è che finita la serie, però c'è questa trasformazione di questa persona, si vede, ecco, dove c'è una visione dell'essere umano nei suoi cambiamenti, nelle sue debolezze, e poi anche un intrattenimento. Poi questi film americani hanno sempre dei bravi attori, anche se la trama va in una certa maniera, insomma, DiCaprio fa dei bellissimi film, sì. Vado a vedermi i film vecchi, per vedere questi qua che recitano in questa maniera, cioè De Niro, anche film. Ogni tanto mi piace, cioè, guardo il film, ecco, questo aspetto degli attori, questa straordinaria presenza che hanno, questo cambiamento da un personaggio con l'altro che riescono ad avere. DiCaprio, ad esempio, The Wolf of the Wall Street, il lupo di Wall Street, che lo si chiama. Mamma mia, capolavoro, quello, capolavoro. Quello incredibile. Ecco, pure leggo libri di quelli lì, o di bioenergetica, o di meditazione, insomma, neanche meditazione, insomma, roba un po' tecnica. Mm-hmm. Quasi psicologia psicosomatica, diciamo. Mm-hmm. O rileggo Lowen, queste robe qui. Mm-hmm. Qualcuno aveva chiesto prima come ti sei avvicinato a Owen, infatti, qualcuno l'aveva chiesto, non mi ricordo. Sì, c'era una domanda, ma era all'inizio, poi dopo, vedi, si salta di palo in frasco. Ah, Nicola Baratin, vedi, l'ha chiesto, ecco. Lui. Quando hai sentito l'esigenza di avvicinarti a Owen? Ecco. All'Owen, Alexander Lowen. Lowen era stato un allievo di Wilhelm Reich, è stato il primo psicologo, psichiatra ad accostare l'analisi della psiche umana, a guardare che cosa fa il corpo, a associarlo al respiro, alle sensazioni, ai movimenti. Allora, ho cominciato la bioenergetica perché una mia ex ragazza ha detto: o vai a fare questo gruppo qua di bioenergetica o ti lascio. È vero. La motivazione non è male, devo dire. Avevo 28 anni e poi sono rimasto amico di questa ragazza. Toscana, tra l'altro, quindi bravo, bravissimo. Ho cominciato e ho detto, all'inizio avevo paura, perché si faceva tutti dei movimenti, delle cose, respiro, poi si parlava. Però era molto coinvolto il corpo, no? E quindi ho detto, cazzo che figo. Dopo i primi momenti un po' di paura, avevo dei rilassi, delle cose così positive del corpo, no? E dopo avevo 30 anni e quel momento lì, se avessi potuto avrei fatto, non avevo il diploma di scuola media superiore, quindi perché avevo finito troppo prima, avevo puntato subito a suonare. Ho studiato dopo la terza media d'anni per il liceo. Quindi se avessi potuto avrei fatto l'università, avrei fatto lo psicologo di psicoterapeuta di bioenergetica, perché mi affascinava un casino. Quindi ho cominciato a leggere i libri, tutti i libri di Lowen, e quindi chi li vuole leggere? Ce n'è uno che ho riletto adesso, si chiama Paura di vivere. Di solito uno dice, uno ha paura di morire, no? Lui parla della paura di essere vivi, di sentirsi vivi, che in realtà c'è. Se uno legge quel libro, lui parla di terapie che ha fatto con certi eccetera. Ecco, quindi è nato da quella esperienza lì, che è stata un'esperienza fisica, dopo ho cominciato a leggere, dopo ho abbandonato quel gruppo che facevo e ho trovato un vero terapeuta bravo con cui ho fatto gruppi eccetera e anche analisi individuali sempre bioenergetica e quindi ho fatto diversi anni fino a che ho
c'è un libro poi che consiglio di Loven, dove lui spiega, cioè illustra alcuni esercizi di bioenergetica che si possono fare, che vanno benissimo anche per centrare il proprio corpo, come avevamo detto prima riguardo poi la postura, perché sono delle posizioni particolari anche di stress volutamente create che fanno percepire il corpo e certe tensioni assurde che abbiamo, che finché non si vanno a incontrare, tipo prima la tensione assurda, dici no, la lascio, boom, perché non voglio avere quella tensione lì. Però quando c'è una tensione di mezzo, di postura errata ad esempio, non viene veramente poi percepita, perché è lì. Sono altre cose che distraggono, le note, le labbra, le sensazioni, uno non, poi non si sente. Ecco, quindi quello, se mi fai parlare di bioenergetica, facciamo le quattro. Ma guarda, per me te l'ho detto, possiamo fare anche le sei domattina. No, veramente, stasera io ho l'impressione veramente... Veramente, di abbeverarmi a una fonte, pazzesco. Sono tutte cose che... Grazie. Ma grazie a voi che ascoltate, perché quando si parla delle persone interessate, dico cose che già so, ma si ricollegano ad altre che ho, e quindi è una esperienza che per me, no? Ma mamma mia, cioè... Mi sento bene, ma sai che è come se è stata come, non so, come tipo scorroborante, è stata, cioè questa serata qua, è curativa. Ti faccio notare una cosa, Gabriele, che quando ci siamo sentiti, no, hai detto, ma grosso modo quanto, perché tu, no, quanto dura, no? Oh, sono passate 2 ore a chiacchiera, sono 2 ore che stiamo chiacchierando, e io andrei avanti ancora, ma sai quanto? Perché è un piacere immenso sentirti parlare, spiegare, sentirti... Ma io ci tengo poi, non è che voglio fare il santone o il prete, però so che queste cose qua sono importanti anche poi per i giovani, per aumentare un certo tipo di consapevolezza, no? E quindi ecco, spero che qualcuno raccolga, ecco, oltre voi che vedo che l'avete fatto. Ecco. Quindi, ma comunque, se anche su 100 persone uno raccoglie, per me è già sufficiente. Tipo, a me capita che faccio un seminario magari, e vedo che su 30 uno veramente, a me basta, non pretendo che tutti quella cosa lì, perché ci vuole il suo tempo, magari hanno sentito queste frasi, magari il libro di Loven, tra 10 anni vado in libreria, me ne aveva parlato, aspetta che lo prendo, va? Quello intanto è maturato altri 10 anni, lo apri, o apri il libro di Tolle, o apri il libro della Borruso, o apri il libro di Osho, guarda qua, tac, no? E quindi sono cose che io ho ricevuto e lo ridò indietro, mica me le invento io. Ecco. Vedi, anche Francesco Panico, anche lui dice, vedi, mi sta beneficiando. Sempre sul pezzo. Mamma mia, bravissimo, Francesco è un altro di quelli, no, mamma roba, mia. Ragazzi, quello lì, tanta roba. Un treno, cazzo, uno studia, si impegna in una maniera incredibile. Infatti stasera lui era aveva il concerto con la Verdi, ma appena finito si è subito collegato. Infatti sì, mi aveva scritto, guarda, arrivo un po' passione, più tardi. Ragazzi, quello lì c'è una passione incredibile. Ascolta, ce l'hai qualche aneddoto particolare o buffo, oppure anche non buffo, ma qualcosa, cioè, che ti piace ricordare o raccontarci? Ma di devo, dai, aneddoto. Allora, sì. Eravamo, ma perché faccio poi la figura e poi dello scemo io, ma No. Lui era di qua e io ero di qua, e qua c'era il muro, no? Cioè c'era niente, no? Lui ogni tanto mi faceva al braccio lungo, faceva tac tac, ci faceva tac tac, io poi mi giravo di qua, sono cascato questa volta. Poi passava un mese e mi dimenticavo. Questo è un aneddoto di scherzo che mi faceva lui. Poi gran aneddoto, cioè, poi non so, basta. Ma non ne ho. Ma cose o strane, o cose che sono successe, non lo so, magari... Non lo so. Ma io non sono uno che racconta storielle o barzellette, quindi tendo a non memorizzarle, perché non, siccome non le so raccontare,
Non mi ricordo cosa successe di interessante, quindi lei che faccia ridere. Beh, quella cosa che avevo detto a te, che io mangio dell'alimentazione, no? Certo, prima sì. Suonare, e io ho notato che se quando i pezzi barocchi, cioè, a volte magari in chiese, sai, non c'è un bar, non c'è proprio cioccolata, e mangiando quella cioccolata, poi una volta proprio anche la Coca-Cola, venivano, li ho messi in seminore, le note ho cominciato sempre Mars e Coca-Cola e funziona. Una volta ho provato a non prenderlo e quindi se non ho quello un panico, ecco, cioè devo avere il Mars e Coca-Cola. No, vabbè, allora lo provo anch'io questo. No, questa la voglio provare però. Anch'io. No, non è, cioè, è una... Ma come fai con il Mars che c'ha tutto il caramello, t'allappa anche... tutto? No. Minuto, intanto io non ho mai quel problema lì della saliva che non c'è, cioè non... Ma no, tac, Mars, Coca-Cola, che poi dopo che hai mangiato il Mars, la Coca-Cola o viceversa, cioè, che non sembra neanche, no, dopo che hai mangiato il Mars, la Coca-Cola poi non sembra neanche più tanto dolce. Cioè, ah, ok, Qui tac, va giù, boh, diciamo un quarto d'ora prima della prestazione è l'ideale, ho visto, un quarto d'ora prima, tu questa la provo, questa dobbiamo la provo. Provare, Toffa, dobbiamo provare, Mars. Dobbiamo provare. Questa la provo. Cioè, se potete fare a me, perché ormai è diventato una fissa mia, ma non, no, ma la prova che faccia bene per il punk, cioè, punk grazie ragazzi. Vabbè, mica uno fa i concerti tutti i giorni, cioè, voglio dire che il concerto, insomma, ci può stare, no? Il Mars è un po' di Coca-Cola, ma diciamo soprattutto se ci fosse freddo, che ne so, chiese, roba importante, insomma. Ti saluta Mauro Brunini. Ah, ciao, bravissimo Mauro. Bravissimo, bravissimo trombettista che fra parentesi adesso fa una bella carriera jazz, lui suona più, sai che si è dato al beati jazz. Beati voi che sapete improvvisare, beati voi. Ma secondo me anche te, se ti ci metti seriamente... Ma voi che non che sapete improvvisare, non sapete cos'è non saper improvvisare, perché non ti viene fuori un cacchio. Cioè, vorrei fare anche una frase di Vincent Becker, di Clifford Brown, di Fasnava, mi piacerebbe, e non viene fuori niente. Vedevo Demo io, lui sentiva una sigletta da vita e lui faceva. E io, che nota è quella? Non avete idea dell'imbranatagine che ha chi non sa improvvisare. Perché sapete improvvisare? Quindi è così. Vabbè. Però io so cosa vuol dire non saper fare brandeburghese, per cui perché non lo studi. È vero, come, la maratona, si può arrivare. Cioè, se uno ha le gambe, se hai il labbro suono in una certa estensione, basta studiarlo. Ci vuole un casino di metodo, che questa è una delle cose che io ho, ecco, metodo che noi tutti abbiamo, insomma, anche Toffa, cioè, se non ha metodo lui con le note lunghe. A proposito, in un'altra intervista che ho letto, vedi che ti seguo con le interviste, dicevi che hai un esercizio che fai tutti i giorni da un metodo, non mi ricordo il nome del metodo, per posizionare il bocchino, altrimenti scende giù. Beh, forse Thompson. Thompson? Quindi Thompson il buzzing book, dici? Esatto, con quello mi trovo bene. E ti serve bene. Per, nel particolare? No, mi dà stabilità nella posizione, mi fa... Poi i glissati, col glissato arricchisco la vibrazione, diciamo centro la posizione della impostazione, chiamiamola così, certo. Grazie ai glissati così curo che ci sia il suono, poi diventa prima una quarta, poi l'ottava, poi una tredicesima, poi fino a due ottave, faccio poi due ottave, do, insomma. E così quando magari c'è il buchetto in mezzo, magari faccio in modo che il buchetto esca via e dopo, quando certo. Andrà via il buchetto, dopo... Certo, copia e incolla, certo. Però ho visto che tra i miei allievi, ex allievi, qualcuno bravissimo non si trovava bene con Thompson, quindi per alcuno, per alcuni non funziona, ecco, quindi a volte insistevo, fa il Thompson, invece ha detto no, aspetta, qualcuno funziona, altri no, quindi... Però io trovo che secondo me anche secondo come si approccia, perché l'approccio fa tanto, che per cui risulti essere un esercizio buono o un esercizio non buono.
l'approccio fa tanto, fa molta differenza, secondo me. Delle volte, anche se spieghiamo e rispieghiamo e iperspieghiamo come va fatto, se uno non è convinto che gli faccia bene o alla fine non gli serve a niente. È una cosa che secondo me l'approccio fa tanto. Sì, sì, comunque è una cosa individuale, una prova e stamp, lì, poi Iron, poi c'è. C'è un bel libro, si chiama Special Studies for Trumpet di John Daniel, quello è bello. C'ha... Guarda, l'ho sentito oggi, John Daniel, l'ho sentito oggi, giuro, giuro sui miei figli, l'ho sentito oggi, ieri e oggi, perché lui è stato uno degli allievi di Ghitalla, ha studiato con Ghitalla, e quindi ha fatto questo bellissimo libro, ma che bello che me lo... Ma abbiamo un sacco di cose in comune, Gabriele, sono stupefatto stasera, guarda che roba. Il mondo è piccolo, dai. Ma non è che John Daniel qui in Italia lo sento menzionare, tutte le volte. Quello libro lì è bello. Infatti l'avevo fatto comprare tutti gli allievi, ho detto non fate le fotocopie, questo se lo stampa lui, lo ordinate. Infatti c'ho un mio allievo che l'ha fatto ordinare poi dalla zia, che non aveva la carta di credito, lui, e lui... dedicava il libro a chi glielo comprava, quindi ha dedicato il libro alla zia e non a lui. Questo è un piccolo aneddoto che è venuto fuori. L'ha dedicato a mia zia, dico, vabbè. Ma John è un personaggio, alto, poi un bell'uomo. Cioè, e non l'ho incontrato mai, non l'ho incontrato. Ha scritto quel libro lì e mi è piaciuto, questi attacchi con la P, questi bending che fanno, quelli belli, mi piace. Sì. Sì, Marco, è bello, anche John Daniel abbiamo menzionato stasera. Io c'ho la domanda, altra domanda ce l'ho, sì. Fabio, se ce l'hai te, fai te. Vai, no? tranquillo. Allora, sì, ora io poi non voglio approfittare, sono già le 11:10, insomma. Ma domani non è che devo fare chissà cosa. Ascolta, cosa fa il Gabriele Cassone proiettato nel futuro? Cioè, cosa c'è che ci aspetta dalla... Cosa ci aspettiamo da te? Guarda, ci dobbiamo aspettare. Ma non lo so, perché vivo abbastanza il presente e l'immediato così. E so che al momento cerco di rimanere in forma col corpo, con lo sporco, con la centra col respiro, queste robe qui di così. Sai che non lo so? Ti ho fatto una domanda. No, dai, delle volte non prendo un po' la sprovvista, lo so. Sì. Però sì. Non ho progetti a lungo termine. Okay. Cioè, mi piacerebbe, diciamo, ricominciare a organizzare qualcosa per tromba, così. Perché adesso vado un po' a traino, mi chiamano e faccio il pezzo questo e quell'altro. Ogni tanto mi dico, ma dovresti organizzare tu, mi dico, qualcosa tu. Dei pezzi in una certa maniera, con un'altra, dico, aspetto un po' che arrivi la ispirazione a fare qualcosa, se arriva, se no no. Ma non ho un progetto particolare, se non quello di rimanere centrato e vitale, ascoltare il corpo e ascoltare che cosa mi può arrivare. È un periodino un po' particolare questo qua, senza entrare... Abbiamo evitato, però, me è pesato, insomma, a livello di... È stato un po' pesantino. Sono stato anche bene solo in casa io, in lockdown. Cioè, mi chiudevo qua, guardavo i miei figli, facevo i miei piegamenti per terra, la mia ginnastica, suonavo, leggevo, stavo anche bene. Però ecco, mi ha isolato un pochino, ecco. Sono stato isolato, adesso devo ritornare un po' più... Ma non a suonare in genere, a frequentare più le persone. Tutti con queste mascherine, queste cose, non vedi poi nessuno in faccia, ecco. Questa roba qua mi ha un po' pesato, diciamo, dentro, mi ha un po' intristito, diciamo, e accetto questa tristezza come parte poi della vita, è un periodo così, va bene. Beh, a me ha colpito, mi sono reso conto, durante il primo lockdown, mi ha colpito perché io abito a Torre del Lago Puccini, che è a 20 minuti dall'aeroporto di Pisa, e mi sono reso conto che non c'erano le strisce degli aerei nel cielo. Finite. A me questa cosa mi ha ammazzato, perché mi sono reso conto di... È chiaro che uno si rende conto che il mondo si è fermato, no? Perché... Ma guarda,
Io che sono abituato, avendo l'aeroporto a 20 minuti da qua, a vedere il cielo sempre solcato da queste strisce, e incredibilmente tutto pulito senza una striscia di un aereo, e ho detto, cacchio, si è fermato il mondo, veramente. Beh, sì. Perché non c'ero abituato a vedere un cielo senza... Da sempre, da quando sono bambino, sempre con le strisce degli aerei. Per la prima volta in vita mia ho visto il cielo senza le strisce degli aerei e sono rimasto, mi ha inchiodato questa cosa, mi ha inchiodato. Comunque è stato anche una cosa poi positiva, cioè può essere vissuto in positivo questo silenzio, questo stop che abbiamo vissuto. Diciamo appunto, per me è stato un grande stop. E quindi adesso sento che devo potrei rimettermi in moto se la mia energia poi dice di farlo. Vediamo in quale modo. Com'è stato il primo concerto che hai fatto dopo il lockdown? Che impressione ti ha fatto? È stato facile? Ti ha messo a disagio oppure sei andato tranquillo? Com'è? Ma è stato all'inizio, dicevo, oddio, prima, no, di farlo. Poi è stato naturale trovare gli altri e farlo, sì. Era in Spagna, tra l'altro, quando si suonava ancora. E là, sì, e eravamo ancora tutti un po' sul chi va là, diciamo, tutti infetti, tu qui, tu là, tutti i contatti, tamponi. Poi, l'ultima sera, ci ha fatto il tampone a tutti per poter poi ripartire. E quella sera lì, finalmente tutti senza mascherina, tutti tamponati, tutti tranquilli, abbiamo cenato, mangiato, fatto. Quello è stato bello, diciamo, anche al momento fuori del concerto in sé, perché quel momento di convivialità erano scomparsi poi totalmente, no? Certo. E quindi è stato, mi ha proprio poi riscaldato il cuore anche questi concerti in questi teatri pieni. Insomma, anche un programma difficile era, ma non è stato bello, sì, me lo ricordo. Di certo, ai concerti fatti io tendo a dimenticarmi, ma quelli lì, grazie che me l'hai ricordato, è stato proprio, sì, sono stati belli, sì. Fabio, rifacciamo le ultime due domande e poi, perché io non vorrei approfittare, alla fine, cioè stiamo andando... Sì, avanti, sì, incredibile. Siamo ai tempi supplementari non incredibile. Pesa, cioè io sono qui che io ci starei ancora, va bene. Quanto, Proprio piacevole, no. Proprio piacevole. Fabio, c'è qualche domanda? No, cioè gli vorrei fare la domanda tecnica sulle imboccature, perché l'abbiamo fatta a tutti i nostri ospiti. L'equipaggiamento, esatto. Ah, sì, certo, roba, certo. Da trombettisti, visto che stasera abbiamo parlato poco degli strumenti, magari insomma tanti sono anche curiosi di sapere che strumenti usi e che imboccature usi sui tuoi strumenti. Ma come, trombe antiche, uso quelle di Bosch, tipo la tromba chiavi, la tromba barocca, così, eccetera. Di Christian Bosch. Sì, Christian Bosch. Bravo, Christian. Sì, sì, sì. E poi, diciamo, c'ho... Bocchino, uso un 4D Warburton. Mm-hmm. Ah! 4D. E invece sul trombino... A cosa equivale il 4D? Un 3B Bacto. 3B, ok. Circa, okay. Più o meno. Però un orlo un po' più largo, uguale, diciamo, però un po' più comodo, ecco, più piattino, ecco. E poi 4SV trombino oppure pezzi acuti, cioè stesso tipo un 14 ato. E trombe c'ho delle Courtois e c'ho delle B&S. Courtois, sono fuori stampa, delle B&S uso. C'ho una B bemolle 4 pistoni ottima. C'ho un trombino Scherzer. Sì, così. Strumenti non Yamaha, Bakul, insomma, per il momento. Hai sempre usato i Warburton come imboccature oppure hai storicamente... Da un casino di anni, sì. No, dopo un periodo in cui ho fatto bocchini svitabili in tre parti, andavo da Sabetti a Torino, custom, questi, quell'altro. Ho preso il sacchetto e glielo ho dato demo. Toh! Venditi, fa quello che vuoi. Cazzo, questi me li ha dati Gabriele. Sì. E poi ho preso, ho fatto così, ho fatto che fosse una scelta proprio istintiva, no? Dici,
mangio la pasta o il riso stasera? La pasta con il riso, però andiamo la pasta capitata. Quello. Ho preso il bocchino, 4D, basta. Mi piaceva, mi andava bene, basta. Li avevo provati. Poi certo, ha la penna svitabile, c'è il foro, la penna sinfonica. Insomma, ne ho provati un po' così, ma adesso uso quelli, basta. Ho fatto un periodo... Ci sono colleghi adesso che vedo che cambiano sempre il bocchino. Io sto male quando cambio i bocchini, basta. Sì. Però altri invece si trovano anche prima, poi del concerto, cambiano tutta, ma questo, quell'altro. Boh, io no. Uso quello lì e basta. Sì. Ecco. Allora, tu che sei sempre... Secondo me tu in Italia, e poi anche all'estero, ma ti parlo dell'Italia, insomma, per parlare della nostra nazione, tu sei sempre stata all'avanguardia. Hai fatto quel bellissimo libro sulla tromba, che ancora oggi è, cioè, ognuno di noi ha come punto di riferimento, e sei stato da quello che mi risulta, poi potrei sbagliarmi, sei stato il primo che è andato a fondo e ha portato, diciamo, in Italia, ha fatto conoscere meglio la tromba barocca, la tromba naturale e la musica contemporanea, come dicevo prima, no? Sei uno all'avanguardia, secondo me sei sempre stato un passo avanti a tutti, secondo me. Cosa consigli ai ragazzi che oggi stanno studiando e si stanno formando e per il loro futuro? Cosa li vuoi dire, cosa li possiamo consigliare? Di seguire un percorso di introspettivo, non voglio dire di meditazione, di seguire un percorso come fai tu, che fai le note lunghe, che ti ci perdi dentro, quello dovrebbero fare quello, cioè non quella colla di note lunghe necessariamente, potrebbe essere quello, potrebbe, ma un qualcosa che li faccia entrare in contatto con loro stessi, e da lì poi parte tutto. Che tu sei arrivato lì a dove arrivi a fare le note, com'è che le chiami, accessori, no, com'è che le chiami? rumori, rumorista, a fare i rumori, vabbè, quindi lì perché hai quel tipo di preparazione, se no poi non si arriva a avere quel tipo di come non arrivo a fare Badè Borghese io se non mi studio in una certa maniera, poi non arrivi a fare quegli acuti tu se non fai e quindi ci vuole un tipo di un cammino. Io non voglio fare il santone, il maestro spirituale, però tu mi dici cosa gli consigli, io consiglierei quello e da lì parte tutto il resto, si costruisce tutto. C'è delle letture, provate a leggere Osho, Tolle, c'è un bellissimo libro di Cesare Giacobbe, che vi ricorderete tutti il titolo, Come smettere di farsi seghe mentali, questo se lo ricorderete. Questo era, credo sarà in pensione, spero che sia ancora vivo, era professore di filosofia a Genova. Io ho conosciuto un suo studente che ha studiato con lui a Genova, che ha fatto il seminario di meditazione con me. Ha studiato con Giacobbe? Sì, sì. È quello che ha scritto quel libro? Sì, sì. Questo quel titolo? Sì, sì. Guarda, l'editore lo ha implorato di mettere un altro titolo. No, lui voleva quel titolo lì, anche se... Perché era dedicato ai giovani, un linguaggio semplice, per trovare degli spazi oltre la mente pensante, quegli spazi che tu raggiungi quando fai le note lunghe, che ti senti lì, ti senti perso, però e lì in quel momento lì ha tutto senso e hai anche l'ispirazione, ma cioè io immagino cosa sia, perché è lo stesso anche per me, cioè di trovarsi un percorsino di quelli introspettivo, perché gli insegnanti bravi ci sono che possono dire, sono passati, a parte voi, oltre voi sono passati qui, Luchi, Piero Mone, altri, insomma, che adesso poi mi dimentico un po' di citare, insomma. Un percorso di quel tipo, che non è quello che dico io, ma guardare uno spazio. Io volevo fare meditazione. Cos'è la meditazione? Sono andato in un gruppo, quello dello yoga, ci mettevano lì in silenzio a guardare una candela. Ma magari allora funzionava. Io ho cercato altre cose. Ho scoperto ad esempio Stockhausen con queste cose di Osho attraverso il corpo,
ognuno trova le sue. Cioè, non so, cito Braito che fa meditazione zen, per dire, no? Lui ne ha neanche parlato. Lui fa quello. Io posso dire alla tua domanda di... Potrebbe essere una buona cosa per alcuni, non per tutti forse, ma se ti devo dare un consiglio, non richiesto, ma uno mi dà un consiglio, io direi quello, e da quello parte tutto, parte anche arriva un successo che non cerchiamo di avere, cioè non cerchiamo il successo, ma cerchiamo la nostra realizzazione vera. E quando arriva, riusciamo a mettere la nostra totale pienezza, perché non siamo solo nella mente, ma siamo in una dimensione più piena, quella che hai descritto tu nelle note lunghe, quella lì, quello spazio lì. E sono contento che l'hai detto, cazzo. E perché così non sono solo io che lo dico, sei tu, no? Cioè uno. E da quello spazio lì arriva la cosa che noi sappiamo fare meglio, con maggior dedizione, maggior gusto, maggior piacere personale, e quella lì avrà la potenza maggiore e avrà il successo che deve avere. Quello spazio lì, posso dire, faccio il santone stasera, no? Oh, ma non è quello, perché dico che il maestro sei stato tu, anche tu oggi, a dire, che hai spiegato bene, delle note lunghe. Quello spazio lì, è lì che ti costruisci tu, e costruisci tu, perché l'hai detto in quella maniera lì. E quando l'hai detto, ti è proprio venuto fuori così, non è che te lo sei studiato, ti è proprio venuto fuori, hai quasi chiuso gli occhi anche tu, cioè, per dire, certo, mi ritrovavi lì. È quello lì. Per chi volesse avere un aiuto, io sono a disposizione, potete scrivermi, fare, io vi posso spiegare anche, certo, se qualcuno dei ragazzi ha bisogno, così sono, ma posso, certo, oggi poi non c'è tempo per spiegare meditazioni attive di Osho, eccetera, mm-hmm, eccetera, però se qualcuno vuole, sono, mi diverto, ecco, a farlo, quindi. E non è una cosa che si fa così, ci ho messo tempo a trovare gli strumenti, come ci avrei messo tempo tu a trovare il tuo modo di fare note lunghe, di creare quella maniera lì. Certo, certo. Perché sì, anche Cat Anderson c'era il libro con le note lunghe, no? Uno si compra il libro di Cat Anderson, chissà cosa c'è dentro, apre le note lunghe, come, tutto qua. Uno pensava, chissà cosa c'è questo, tira qua, muovi lì, metti il muscolo, metti... Fai pesi con i muscoli, no? Bilancierino per il bilancierino. Ma guarda, ecco, stasera ci hai dato una grande lezione a tutti, secondo me. Gabriele, secondo me ci hai illuminati, ma... Fabio? Ma voi, sì, veramente... Voi lo eravate già... No, voi lo... No, luce vera, luce vera, luce, sì, vera, sì, vera, luce vera. Altri, che non i più giovani, devono... Non, questa conversazione, queste cose che hai detto io, tu, non bastano. Ci vuole una pratica giornaliera, di lettura, di se no non succede niente. Non cambia niente. Io so che tutti e due fate le vostre cose nella vostra modalità. E per i giovani che vogliono provare, c'è non basta il sentirlo e avviene, c'è un percorso di... Non è faticoso, ma è una pratica, non è neanche uno sforzo, però è un'intenzione. Bisogna essere curiosi, Gabriele. Ci deve essere un'intenzione. C'è un bel libro di Wayne Dyer, si chiama Il potere dell'intenzione. Anche questo qui potrebbe essere buono poi per qualcuno. Quindi, il potere dell'intenzione. Sì, di Wayne Dyer, c'è un bel film di Wayne Dyer, si chiama The Shift, il cambiamento, anche questo qua. Quindi per i ragazzi che lo hanno sentito, anche certi film che ho visto che mi hanno... Mamma mia, cioè abbiamo detto tre parole, cioè il potere dell'intenzione e The Shift, il cambiamento, cioè abbiamo, sì, menzionato tre cose potentissime. Sì. In due secondi, mamma mia. Wayne Dyer era un grande, adesso è morto, povero, ma quando lo ascoltavo parlare, a parte che parla un perfetto inglese, un inglese capibile al massimo, anche veramente ho cominciato con un suo libro che me l'ha consigliato il mio amico trombonista Corrado Collier, non so se lo conosci. Mm-hmm. Certo, insegna Novara. E Le vostre zone erronee, questo è uno dei primi libri che ha scritto lui, che è più psicologico, dopo è andato più sul, diciamo, tra virgolette, spirituale, lui. E nei libri dopo, tipo Il potere dell'intenzione, e poi uno sulla ispirazione,
poi uno in cui meraviglioso, in cui si accosta al Tao Te Ching di Lao Tzu, che lui lo spiega da occidentale, tutti gli 80 circa frasi che lui dice, le traduce come le vede lui, dopo scrive 3-4 pagine. Io ne leggevo una al giorno di queste lezioni qua, mi hanno fatto fare un percorso enorme. Ecco, sono queste cose qua, tutte cose che io ho fatto, ma così, che magari qualcuno potrebbe prendersi questo libro qua di Wayne Dyer, non mi ricordo il titolo, ma comunque parla del Tao, cambia i tuoi pensieri, una roba di questo tipo. Comunque, ecco, queste robe qua sono pratiche. Io mi leggevo un capitolo al giorno, lo lasciavo lì, questo agisce, certo. Capito? È così, come facevi la sequenza di Berio, una riga al giorno, un capitolo al giorno, sì, del libro, no? Potrebbe essere una piccola cosa per tutti i giorni, sì. Se queste cose ai ragazzi che sentono non hanno senso, lascia perdere e arriveremo di non fare sforzi, ecco, vedete, certo. Che sforzi in più non è un fare, non è una cosa della mente che spinge, ecco. Che bello. Bene. Io direi a questo punto che abbiamo fatto due ore e mezzo. C'è mia figlia che mi saluta. Ciao papà, la saluto. Ciao, ciao. Emma. Che bel nome. Che meraviglia. Sono 50 trombettisti adesso, i migliori d'Italia qua. Quello lì con la maglietta è quello che fa le note più acute al mondo, quello che devo fare io da piccolo, le note più acute, adesso lui, è arrivato lui a farle. Ma il babbo fa quelle più belle, no, classiche barocche. Io faccio le note barocche, tu fai le note jazz, e sono importanti poi tutte e due. Questa è stata la diretta più lunga di tutte quelle che abbiamo affrontato fino ad oggi ed è volata via. Fuori questi via. Argomenti qua che sono contentissimo che avete accolto. Ecco. Ci hai illuminati, veramente, stasera io sto benissimo. Non so se tu, Fabio, hai la stessa, ma qualcun altro l'ha scritto prima. Mi sento in completo relax, solo a parlare, a sentirti spiegare queste cose... Mi hai, lunga ma incredibile, vedi, cioè, mi hai rilassato solo a sentirti parlare e a darmi queste immagini, io sono completamente in relax. Sai che ti dico? Che adesso mi metto a studiare un po', appena chiudiamo mi metto a studiare un po' con la mia buona sordina muta, mi metto lì. E che sordina è, se posso chiedere? Ma io ne alterno due, la Silent Brass della Yamaha, e la Best Brass, quella nera, in plastica nera, le alterno a seconda di quello che devo suonare o studiare, le alterno, anche perché mi piace sentire anche delle resistenze diverse. Alcuni periodi sento che mi piace di più sentire un po' più di resistenza, uso la Silent Brass, quando ne voglio sentire meno uso l'altra, e però sono abbastanza simili ma con delle sfumature diverse, quindi... Diciamo, mi diverto così, mi ci vuol poco per divertirmi, mi accontento di poco. Certo. In fondo ci basta poco, certo. Sono le cose semplici. Sì. Gabriele, io guarda, veramente, non so come ringraziarti. È stata una serata bellissima, grazie. Ti dico una cosa, mi auguro che avremo modo di sviscerare ancora queste cose, magari anche... di fronte, che so, a un fuoco con qualcosa da bere o a un caminetto davanti, sì, un capito, una roba, cioè di quelle... Sì, un'altra o una trasmissione apposita in cui parli o spieghi queste meditazioni attive di Osho o che ne so, sono a disposizione. Pure live, fuoco, certo. Caminetto, eccetera. Come vuoi tu. Io ti ringrazio di cuore, ma proprio dal profondo del cuore. Grazie. Gabriele, sei... C'è una ragione per cui sei uno dei numeri uno in assoluto, e stasera l'hai dimostrato da come hai parlato, da come ci hai spiegato le cose, la dimensione che hai è incredibile, secondo me è veramente incredibile, ed è, cioè, tu sei, secondo me sei uno step, cioè tu sei a qualche metro sopra tutti noi. Sono vecchio, sembro giovane, ma sono vecchio. Allora, buonanotte. Grazie infinite.
Grazie alla infinite. Prossima. Alla prossima. Ciao, ciao. Alla prossima. Ciao, 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 ciao. 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 E io vi saluto, saluto tutti i nostri amici qua, perché io queste serate, secondo me, dovrebbero trasmesse su Rai 1 queste cose, sì, qua. Infatti, quindi, infatti. Dovrebbero trasmesse su Rai 1, secondo me, e non solo. Infatti. Allora, niente, ci vediamo la prossima settimana. E fra parentesi, la prossima settimana per me sarà un po' movimentata perché sarò ad Amburgo, dovrebbe andare tutto bene con gli orari, dovrei riuscire ad esserci. Eventualmente parti tu qualche minutino, okay, e poi io mi unisco. Va bene. Grazie, Va bene. Grazie a tutti, serata meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. Mamma mia, che bello. E niente, ci vediamo la prossima settimana, Fabio? Sì, assolutamente sì. Buonanotte a tutti. Ancora al maestro Cassone, che è ancora lì. Siete il giovedì, giusto? Tutti i giovedì. Sì. Il giovedì, sì, sì, sì. Tutti i giovedì ci mettiamo. Sarò in trasferta anch'io, ma cercherò di poi riguardarvi. Grazie, grazie ancora, Gabriele. Ci hai dato stasera oro colato. Grazie. Veramente ciao oro. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao.